Caro! Buona serata a voi amici, eccoci qui, sesta edizione di Italia Gioca! Che emozione, allora. Guarda, sono tutti carichi, tutti sorridenti, questa è una manifestazione per divertirci. È vero, buona serata a tutti voi, anche gli amici che ci stanno guardando in questo momento da casa di TRC. Io sono Roberto Trapani e sono impreziosito dalla presenza di Arianna Bertoncelli. Grazie grazie mille, siamo una coppia radiofonica oltre che questa sera gli host di Gioca Italia. Hai messo l'ora radiofonica, ma siamo pronti ovviamente per raccontarvi questa serata particolare, sì, perché ricordate i Giochi Senza Frontiere, il grande format televisivo che su Rai 1 ebbe un successo enorme, dove l'Italia si affrontava con altre nazioni. Questa volta è l'Italia presente qui a San Prospero. L'Italia contro se stessa, io lo ricordo, vabbè sono più giovane, però è stato un format veramente incredibile con tantissimo pubblico ed è bello poterlo riportare qui proprio a San Prospero. Ma perché San Prospero? Beh, ci sono due motivi importanti perché San Prospero. Il primo, direi, riguarda il decennale dal terremoto per una Emilia Romagna, un comune che ha deciso fortemente di rialzarsi, e l'Emilia Romagna, il comune, ci è riuscito, quindi una ferita forte, ma forte è il popolo emiliano. Hai detto benissimo. Beh, un'altra motivazione è che nel 2018 proprio San Prospero ha vinto questi giochi e quindi ha avuto la possibilità di accaparrarsi proprio questa serata, di poter ospitare i giochi. E siamo qui perché tra l'altro l'Emilia Romagna è un territorio che vanta eccellenze gastroalimentari, sono più di 25 prodotti DOP, IGP, insomma. Buonissimi, cioè ecco. Tutti da gustare, noi ce li siamo anche gustati prima di cominciare questa serata. Hai ragione. Allora, a questo punto io direi, amici, di andare velocemente verso il pubblico, perché ci troviamo in questo momento allo stadio di San Prospero con le 14 squadre che vanno a rappresentare ovviamente l'Italia tutta in questa sesta edizione, che come dicevi prima abbiamo voglia di fare, perché dopo la sosta voluta dal Covid due anni difficili, questa sera c'è una grande voglia di rivincita. Eh sì, infatti dopo due anni San Prospero è protagonista, ritorna Italia Gioca e ritorna la voglia di divertirsi insieme a voi. Andiamo a conoscere, se sei d'accordo, le 14 squadre. Ti do anche il tempo di girare i fogli, perché sì, siamo qua in campo e ce la godiamo un po' così, amatoriale. Quindi partiamo con la prima squadra. Chiamiamo Cagliari. Capoluogo di regione, a sud della Sardegna, rappresenta una delle porte del Mediterraneo, dove si respira il fascino del vivere in un'isola italiana. Ai piedi del quartiere Castello si trova il porto, con i suoi caratteristici ed eleganti palazzi dotati di portici, dove si trovano numerosi caffè e negozi, considerato uno dei salotti della città. La squadra Cagliari, costituita dall'Associazione Sportiva Ambiente, ha partecipato alla seconda e alla terza edizione tenutasi a San Felice Circeo. La seconda viene dal Veneto ed è Cartigliano, forza! Situata agli argini del fiume Brenta, Cartigliano è un piccolo paese della provincia di Vicenza, terra famosa per le eleganti ville palladiane, orgoglio del paese e sede delle case comunali ed è la prestigiosa Villa Morosini Cappello, il cui parco antistante è l'arena dei Giochi Senza Frontiere, che dal 2016 il gruppo Volta la Carta organizza con grandissimo entusiasmo. Andiamo in Lombardia e troviamo Dalmine, a pochi chilometri dal centro di Bergamo e dalla sua meravigliosa medioevale città alta, è sicuramente conosciuta per l'importante azienda siderurgica. Simbolo emblematico di Dalmine è la famosa antenna alta 70 metri che si trova nel centro della città. La squadra di Dalmine è una delle 7 squadre che partecipò alla prima edizione di Italia Gioca nel 2013. E ora Calabria, perché c'è Firmo, un paese italiano albanese della provincia di Cosenza. Si trova disposto sull'armonico sviluppo di colline che guardano sulla pianura di Sibari, con a protezione il maestoso Pollino e la fresca vellata del fiume Tiro. Eccoli qua che arrivano in parata, carichi! E subito a seguire andiamo in Liguria con Moconesi. Comune italiano di 2500 abitanti in provincia di Genova, si colloca in Val Fontanabuona, vallata che si sviluppa parallela al mare. Tra i personaggi da ricordare il nonno di Cristoforo Colombo, che era un contadino ianaiuolo della Terra Rossa di Moconesi. A Cristoforo Colombo è stato dedicato anche un museo situato nel borgo di Terra Rossa Colombo. La squadra nel 2011 è stata organizzata la prima edizione dei giochi locali con il coinvolgimento delle 4 frazioni del comune di Moconesi. E ora andiamo in Emilia Romagna con Parma. La città è situata
situata lungo la Via Emilia, tra la pianura padana e l'Appennino tosco-emiliano. Il suo centro, ricco di capolavori artistici, spaziose aree verdi, piccoli e grandi tesori di epoche diverse, raccoglie visitatori e cittadini in un'atmosfera raffinata da piccola capitale, tanto da meritare il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2021. Subito in Abruzzo, intanto potete già avvicinarvi, anche le altre possono avvicinarsi. In Abruzzo c'è Pescara, città di 120.000 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia. In Abruzzo è il comune più popoloso della regione, si affaccia sulla costa adriatica ed è nota per le spiagge e come luogo di nascita del poeta per eccellenza Gabriele D'Annunzio, la cui casa natale ospita un museo. La squadra si chiama Castellammare in Festa, nata nel 96, si è avvicinata alla realtà di Italia Gioca nel 2013. E ora andiamo in Basilicata con Pesco Pagano. Totalmente immersa nel verde, Pesco Pagano sorge a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto. All'ombra dei resti del castello del XV secolo, il panorama che avvolge Pesco Pagano è suggestivo, da qualunque punto lo si ammiri. La produzione di cereali, uva da vino, formaggi, soprattutto vini e caprini, contraddistinguono i sapori che si possano apprezzare proprio a Pesco Pagano. Subito in Campania, Saviano, un paese di 16.000 abitanti della provincia di Napoli, è una cittadina di pianura che presenta un'economia basata sull'agricoltura. Fra i monumenti storici più antichi di Saviano vi è la chiesa di San Giovanni Apostolo, sorta nel Medioevo. Il suo campanile fu eretto nel 1734. La squadra di Saviano ha partecipato all'evento nazionale nel 2016 a San Felice Circeo. E andiamo nel Lazio perché è il momento di Terracina. Alle estreme propaggini dei Monti Ausoni accoglie i suoi abitanti e i visitatori nell'incantevole cornice naturale offerta dall'insenatura tra il promontorio del Circeo e il Golfo di Gaeta. Velocissimamente andiamo in Friuli Venezia Giulia, troviamo Valcosa Meduna. La vallata si sviluppa ai piedi del monte Valinis e si estende lungo il fiume Meduna, una regione di confine cui non mancano storia, bellezze artistiche, naturali e gustosi prodotti enogastronomici accompagnati dai pregiati vini del Collio. La squadra Valcosa Meduna viene costruita nel 2018. Andiamo in Toscana, è il momento di Valdarno. Il Valdarno si trova nel cuore della Toscana, tra le province di Arezzo e Firenze, protetto dalle colline del Chianti e dalla dorsale appenninica del Promontorio. Andiamo avanti con il Piemonte, Verbania, con i suoi rigogliosi parchi e giardini, nonché ville e eleganti testimonianze storiche. Verbania è conosciuta oggi con il nome di Giardino del Lago Maggiore. La squadra di Verbania fu tra le prime 7 squadre a partecipare. E in ultimo, ma non ultimo, proprio San Prospero dall'Emilia Romagna. San Prospero è un comune di 6.000 abitanti, quindi molto piccino. In provincia di Modena il territorio appartiene alla bassa pianura modenese. Sul territorio c'è la possibilità di osservare alcune delle più belle e caratteristiche costruzioni antiche della pianura padana. In tutto sono più di 20. E beh, tutti i prodotti tipici, l'abbiamo già detto, sono più di 25 DOP e DGP, da citare lambrusco, parmigiano reggiano, mortadella, aceto balsamico e la pera tipica. Allora, stiamo per iniziare, però consentiteci di salutare, perché è tra il pubblico, una campionessa di nuoto, si chiama Giulia Ghiretti, è una campionessa di nuoto paralimpico, un oro nei 100 metri rana SB4, un argento nei 200 misti S5, un argento in staffetta mista, un bronzo staffetta stile. La nazionale italiana paralimpica ha 63 medaglie, sono campioni del mondo. Sono stati adesso dal 12 al 18 giugno a Funchal, Madeira, in Portogallo e hanno vinto tutto. Brava! Complimenti, Giulia Ghiretti, grazie, Giulia, da Parma. Brava. E adesso fammi salutare il sindaco con cui avremo modo di parlare più tardi, che è proprio Sauro Borghi, il giudice Fabio Albasini, ma adesso, prima di cominciare, l'inno ufficiale. Eh sì, l'inno ufficiale italiano, quindi invitiamo la nostra cantante Elena Ascari. Eccola ed qui. È il nostro inno, ovviamente. Le lascio il mio microfono e godiamoci questo momento di apertura di Gioca Italia. Thank you.
e porga la chioma che schiava di Roma e Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Elena Ascari. Brava, grazie. Che il tuo canto sia di buon auspicio per questa gara che comincia ora, amici. Il momento è arrivato, non tergiversiamo oltre. Allora, io vado a cercare intanto il giudice, perché abbiamo, tra l'altro, bisogna dire, tanti cronometristi che vengono qui veramente a sono dare 14. Il loro apporto. Cronometristi, arbitri, giudici, tutto il personale che va salutato. Ma siamo pronti per iniziare. Io inviterei le squadre a raggiungere intanto la posizione consona di raccolta. Quindi in bocca al lupo a tutte le 14 squadre partecipanti. Dai, e arbitro, ecco, io mi avvicino al giudice Fabio Basini. Ecco, io intanto direi che sta per iniziare il gioco La Balla e la Bestia. Arbitro, lei è pronto? Certissimamente, guardiamo che i miei colleghi si sono pronti e poi possiamo dare il via. Poi c'è tutto un gioco di bandierine, no? Voi comunicate con le bandierine, vedete se sono in posizione. Noi adesso abbiamo mandato le squadre a raccogliersi e direi di invitare le prime squadre, e controlli se è tutto giusto, del gruppo A, che andranno ad affrontare nella prima manche del gioco La Balla e la Bestia, eh? Va bene, intanto Arianna spiega un po' cos'è questo gioco, cosa esatto. Devono fare. Allora, cominciamo, è una novità anche per noi, insomma non vediamo l'ora di vederlo perché sono tutti giochi molto molto divertenti. Già il nome dice tanto. Il primo si chiama La Balla e la Bestia. I concorrenti dovranno eseguire un percorso ad ostacoli per cercare di portare i chicchi d'uva, che in realtà sono proprio dei gavettoni, dei palloncini pieni d'acqua, nel contenitore a forma di grappolo, che è proprio alla fine del percorso che dovranno raggiungere. Vince la squadra che impiega meno tempo a completare il percorso. È importante ricordare che ci sono 4 minuti a disposizione e che per ogni palloncino integro portato a destinazione ci sono 10 secondi extra, per un totale di un minuto. Allora, questa è la spiegazione del gioco. Adesso andiamo ad invitare il primo gruppo di 6 squadre, perché ricordiamo, verrà tutto fatto con una prima manche di 6 squadre, poi ci sarà il fil rouge e poi la seconda manche sempre per il gioco della Balla e la Bestia con il secondo gruppo. Intanto il gruppo A, invitiamo a prepararsi Cartigliano in zona 1, Dalmine in zona 2, Firmo in zona 3, Moconesi in zona 4, Parma in zona 5, Pescara in zona 6. Eccoci qui, le squadre si stanno in questo momento avvicinando. I tempi sono quelli che sono, perché questo campo, oltre che essere bellissimo, nuovo, ci hanno raccontato, è anche molto grande. E quindi adesso tutte le squadre stanno raggiungendo la loro postazione e fra pochissimo cominceremo la gara, entreremo nel vivo, Robby. È vero, grande emozione per questa 6ª edizione di Italia Gioca. Abbiamo arbitri, cronometristi, bandierine, tutto è naturalmente come deve essere per iniziare ufficialmente. Allora, noi dobbiamo aspettare, visto che è una gara, dicevo, nazionale, con, certo, con tutti i crismi possibili e immaginabili, bisogna aspettare l'ok sempre da parte degli arbitri e della giuria, che sono ovviamente pronti in questa serata. Ci siamo. Se tu sei d'accordo, Robby, io ti lascio qui a supervisionare il primo gioco e io vado già in postazione, perché fra poco vi spiegheremo anche che cos'è il fil rouge. Ah, va bene, allora io mi avvicino al giudice Fabio Albasini, vedo bandiere verdi. Ecco, intanto lei sta organizzando tutto. Le piace questa posizione, arbitro? Vuole che andiamo in un'altra, va bene? In posizione di partenza tutte le bandierine verdi alzate. Ok, allora andiamo in posizione di partenza in questo momento. Aspettiamo l'ok da parte dei giudici di linea. Le squadre sono in posizione, si affrontano Cartigliano, Dalmine, Firmo, Moconesi, Parma e Pescara. Ci sono 4 minuti di tempo e quindi andremo a scoprire da parte ovviamente
dei nostri giudici quando le squadre saranno ovviamente pronte. Stanno facendo gli ultimi controlli, vedo che guardano le postazioni dei piedi, le bandierine, stanno controllando tutto perché è proprio meticoloso. Ok, bandierine verdi a posto. Allora, attenzione, aspettate il via del nostro albero, però io chiedo se c'è qualche squadra che vuole giocare il jolly. Nessuna, prima nessuna. Insomma, giudice, a lei. 3, 2, 1. E sono partiti in questo momento. Eccoli. Sensual. Io mi avvicino. Sensual. E sono velocissimi in questo momento. Vedo la squadra di Cartigliano che sta andando bene, ma forse direi che Dalmine ha già raggiunto il primo traguardo, ma sono velocissimi. Poi devono... ma sono velocissimi. Guardate come... mamma mia! Insomma, salire su una palla di fieno, giuro, non è una cosa facilissima. Ricordate che per ogni palloncino integro ci sono 10 secondi, naturalmente in meno per quanto riguarda il tempo, quindi guarda, conviene fare i mantenerlo integro. Voglio fare agli arbitri, perché devo dire che vanno così veloci che è difficile capire chi sia in cima e chi sia ultimo. Sono velocissimi, bravissimi, preparati. È vero. Poi c'è anche tutto un personale dietro alle grafiche che avremo modo di scoprire tra poco, quando inizieremo nel secondo gioco a vedere anche le classifiche, perché poi ci saranno i Fil Rouge, ci sono i giochi, i punti che verranno sommati, insomma. Hai fino all'ultimo. Bene. Ecco, io vedo che pochi palloncini scoppiati, quindi sono molto diligenti. Pochissimi, sono bravi, sono pronti e soprattutto questi 4 minuti probabilmente non servono perché sono così veloci che finiranno sicuramente prima. Beh, vediamo intanto che cosa stanno combinando i nostri atleti. Agilità, vediamo se c'è un vantaggio adesso, se riesco a vedere qualche numero di palloncino, così giusto per capire se una squadra sta andando più dell'altra. Insomma, vedo molto bene Cartigliano. 4, quindi c'è un massimo di 6, quindi direi che più o meno sono quasi tutti a 4, È proprio una gara sul tempo questa. Adesso capiremo chi è in vantaggio. È una gara sul tempo proprio, secondo me. Ora capiremo chi è in vantaggio e direi Cartigliano. Poi vediamo, naturalmente ci sono i giudici, possono esserci anche delle penalità che andremo a scoprire alla fine quando faranno i conti. Ecco. Aspettiamo il fischio di, non so se poi 6 è il punto massimo o ce ne sono altri. Ecco. Sono molto stanchi, attenzione, ecco. Sono molto stanchi gli atleti, iniziano a farsi sentire la velocità dei primi giri. E forse i primi sono proprio Dalmine. Non si sa, perché potrebbero esserci penalità, non è detto. Quando l'arbitro... Per ora, a prima vista, potrebbe essere così. Quando l'arbitro dirà ok, noi ce ne staremo, come si dice in questo caso. Direi che il gioco sta finendo. L'arbitro deve dare il fischio quando farà finire. Quindi hanno ancora un minuto e passa, quindi è giusto che chi ancora non ha raggiunto possa raggiungere, ovviamente. Opla è stanchissima, è esausta. Un applauso, perché con questo caldo non è facile. Queste ragazze sono instancabili, brave ragazze, forza, non molliamo, manca un minuto e mezzo. Vediamo se c'è ancora qualcuno, abbiamo finito direi. Direi che... non so, vediamo cosa dicono i giudici. Sembra che abbiano esaurito in questo momento o le forze o non ce la fanno più superare, non ce la fanno superare la palla di pieno. Quindi la vediamo naturalmente con le nostre telecamere. Ci provano. C'è ancora un po' di tempo. Guardate le difficoltà che hanno gli atleti in questo momento. Mi pare sia firmo. Non è facile, giuro. E poi il caldo di certo non aiuta. Quanto manca, arbitro, alla fine? 20 secondi, ancora 20 secondi, forza, non mollare, non mollare come Rocky Balboa, non mi fai male, non mi fai male, continua. Robby, è facile dirlo, noi che siamo qua col microfono, certo. Vorrei vedere me te, vorrei vedere noi cosa potremmo combinare. Io mi ci appiccico come un murales su una palla di pieno. Stop! Fine! Stop, fine! Arbitro, 4 minuti. Ecco. Benissimo, direi. Benissimo, sono soddisfatti. È andata allora. Bene, è andata bene. Adesso vanno a riposarsi prima della seconda manche con la palla e la bestia. Però andiamo adesso in zona Fil Rouge, giusto, arbitro? Ecco, io esatto, la seguo, cominciamo. Perché lui è un po' il Deus Ex Machina. È colui il quale sa
il saccente. Controlla tutto. E noi, capito, con questo fare molto naturale, ci avviciniamo verso la zona del Fil Rouge, ovviamente, dove abbiamo le squadre di Cagliari e Verbania, giusto? Quindi il Cagliari ha il colore rosa, lo vediamo, è Verbania. Verbania in questo momento ha un colore che non vedo, ma sicuramente sarà rappresentato. Che cosa dovranno fare in questo momento i nostri atleti? Innanzitutto, arbitro, hanno 3 minuti di tempo, giusto? Ecco, hanno 3 minuti di tempo. Assolutamente. E scopriamo com'è il gioco. Il gioco è così: sono 8 concorrenti della squadra, dovranno entrare in un sacco gigante, quindi è molto divertente anche da vedere, e dovranno far ruzzolare per cercare di completare il percorso nel minor tempo possibile. Diciamo che in questo gioco, che è il Fil Rouge, hanno solo 3 minuti a disposizione. Le squadre sono pronte? Allora possiamo iniziare. 3, 2, 1. Ed è partita. Ed è partita la squadra di Palermo, anche quella di Firmo, guardate. Resto allontaniamoci, devono... Robby, che non rimaniamo dentro al sacco anche devono noi. Devono infilarsi dentro questo sacchettone, guardate qui. E poi devono ruzzolare per arrivare dall'estrema parte del campo. Quindi è bellissimo. Non è... Io non lo farei mai, ma loro sono molto bravi. No, no, prima della fine della serata andiamo anche io e te a farlo. Poi non fa neanche caldo. Abbiamo scelto una serata, direi, mite. Perché... 3 minuti e questo gioco non l'abbiamo detto. Ma sai che basta che uno inciampi. La principessa nel budello, così ecco. Rende l'idea, no? Certo, attenzione che basta che uno inciampi e scoppia il disastro. Guarda come sono veloci con le maglie rosa, stanno andando fortissimo, Palermo, con le unghie e con i denti. Palermo sta andando forte, secondo me. Non capisco qualcuno se... è ruzzolato! Non capisco se uno è stato trascinato dalla squadra. C'era è bellissimo. Una... Direi che il Palermo è arrivato prima, però nulla ci ha dato a sapere perché aspetta. La classifica non è ancora ufficiale. Ma lei ha fatto qualcosa? No, lei ha ruzzolato. Non ha fatto un peso, è stato. È stato un peso, non ha fatto nulla. L'ho visto proprio, ma niente. Bravo, ma ci no, sta, è così un elemento goliardico della serata. Va bene, allora complimenti alla squadra di Palermo che ben si aggiudica. Ma Robby, ancora non lo sappiamo, Beh, no, noi non lo sappiamo nulla, non possiamo cosa hanno dire fatto nulla. Laggiù, Firmo. No, Verbania. No, stanno bene. Tutti, vedo sì. Che stanno uscendo. Stanno bene tutti, arbitro, io chiedo. Allora, sì, mi hanno impiegato circa un minuto e rotti. Circa un minuto e rotti, pensate, sui 3 disponibili sono stati delle frecce, ma davvero delle frecce. Ma adesso allora. È già il momento di tornare a Balla la Bestia, perché abbiamo la seconda manche, quindi andiamo a presentare le squadre della seconda manche che stanno, sono in posizione. Allora, e abbiamo sono pronte per partire. Per il gruppo B, ho perso la camera, ma sarà da qualche parte, gruppo B, Pesco Pagano, poi Saviano in corsia 2, San Prospero, corsia 3, Terracina, corsia 4, Valcosa Meduna, corsia 5, Valdarno, corsia 6, pronti per la seconda manche. Allora, ci siamo, aspettiamo come prima, ecco, d'altra parte noi abbiamo gli arbitri che devono dare sempre l'ok, e quando avremo tutte le bandierine verdi nella nostra zona di gioco, potremo ufficialmente dare il via a questo primo gioco. Ricordate che ci sono 7 giochi e poi c'è il Fil Rouge sempre, che è quello che andrà a sconvolgere quelli che poi sono, diciamo, i dati, i numeri che vengono raccolti dalle nostre squadre. Allora, ci siamo, Pesco Pagano, Saviano, San Prospero, Terracina, Valcosa Meduna e Valdarno. Io mi avvicino, come sempre, all'arbitro, andiamo per il fischio d'inizio. Pronti? Pronti. 3, 2, 1. Io diventerò sorda prima della fine della partiti. Gara. Partiti, eccoci qui, ora deve arrivare. E non è facile, giuro che... Guardate riprende intanto... la rincorsa! Ulala. Dai, Pesco Pagano, forza! Ricordate che ogni pallone integro, ogni palloncino integro, sono 10 secondi in meno sul tempo. Quindi quando faranno tutti i conti... Io, se mi permetti, Roby, vado a vedere com'è la situazione palloncini, ok? Vai tranquilla. Guarda questo come corre. Accidenti. Ricorda una Bebe Bichila. Mamma mia, che salto! Saviano, un salto veramente degno delle Olimpiadi. Bravissimi, ma anche sulla trave. Guarda che non è facile stare in equilibrio.
Tra l'altro, quello che noto, veramente non rompono quasi mai i palloncini, che è una cosa, direi... Palloncini indistruttibili, Robby! Sì, no, l'ha rotto subito, appena l'ho detto, ha rotto un palloncino. Sto zitto. Forza, ragazzi! Non è facile, dai! Sono qui che sto guardando la squadra. Per ora Robby Valdarno è l'unica con tre palloncini. Eh sì, qui invece Pesco Pagano sta soffrendo in questo momento per superare la balla. Sta soffrendo, Valdarno non è facile. Valdarno è inarrestabile. Forza Pesco Pagano, forza Pesco Pagano, forza! Dai ragazzi! Dai! San Prospero, come sta andando? Che giocano in casa? Mamma mia, che carica, ragazzi! Cioè, non mollano niente! Li vedo proprio che non mollano! Bravo, Pesco Pagano! Dai! Oppala! Bravissima! Forza! Brava, Pesco Pagano! Ragazzi, è una sofferenza, giuro! Brava, stanno dai! Stanno dando tutto, Robby! Stanno sì, dando sì, tutto! Sì, sì, incredibile! Metà tempo, eccoli metà tempo, qua! Avete ancora due minuti di tempo. Terracina ha messo il sesto palloncino. San Prospero vedo bene, eh? Terracina per ora è l'unico con sei palloncini. Terracina, San Prospero, insomma li vedo tutti veramente messi. Avete ancora tempo, ragazzi, non demordete. Hanno tempo ma sono stanchi. Li vedi proprio i volti provati. Lo diciamo anche per i nostri amici a casa. Oggi abbiamo fatto un po' di prove, ma c'era una temperatura sui 39 gradi, quindi potete immaginare anche era il caldo. Era inaffrontabile. Era una cosa... Ora Robby si sta un pochino meglio. Poi ovvio, loro che stanno facendo sport. Questo sì. Aspettiamo ovviamente che vadano tutti i palloncini in posizione. Cadono, sembra si facile, rialzano, ma non lo mollano. È. Questi sono via, atleti. Via, via, via! Un minuto, quindi ci sono ancora dei palloncini che devono arrivare, ancora circa un minuto per finire la gara ed è giusto finirla per onorare proprio, anche se le difficoltà sono tante, più si va avanti più ci si stanca. E le però difficoltà sono la balla di fieno, poi la trave, poi il percorso inclinato. È bello perché c'è molto spirito di squadra. Vedo che fra di loro si danno molta carica, cercano proprio di incitarsi a vicendevolmente. Ma la cosa bella è stata quella di vedere oggi tutte queste squadre insieme, ridere, scherzare. E questa è forse è lo scopo unico, quello di rendere un grido forte, che è quello dello stare uniti sempre. Intanto ci avviciniamo all'arbitro, perché? Abbiamo finito. Eccolo ora, qui. Stop! E come diceva il grande Enzo Tortora, mi viene in mente Portobello, ha detto stop. Lui era un grande presentatore, tu non eri è forse vero, ancora nato. Però lo però... conosco, dai, il nome è sopravvissuto negli anni. Ogni tanto è giusto ricordare bene. Quelle persone che hanno veramente fatto grande la TV. Salutiamo gli amici a casa che magari sono lì al condizionatore, tranquilli, la TV, o anche un buon ventilatore, perché no? Beh, tu che ti lamenti sempre del caldo, ma questa sera si sopravvive. E questo non è caldo, meglio. Signori, è cattiveria. Salutiamo allora anche le zanzare presenti, perché sono tantissime. E ci avviciniamo di nuovo alla zona del gioco, se non sbaglio. Eh sì, perché abbiamo finito il primo gioco, ma abbiamo adesso... da scoprire il secondo gioco. Diciamo che in questo momento, Robby, non possiamo avere una classifica, stanno sicuramente controllando i risultati, li avremo fra poco, quindi direi che intanto cominciamo con il secondo gioco. Sì, permettimi però di ringraziare, come diceva giustamente il nostro giudice, anche tutte le persone, i volontari che preparano il set tra un gioco e l'altro. Hai ragione, proprio Robby. Perché è un insieme di persone, no, che lavora all'unisono in concerto per portare ovviamente a un buon esito di questa manifestazione, dove insomma si sta insieme, si ride, si scherza, c'è tutta l'Italia che gioca, siamo in una notte stellata, estiva, cosa di meglio possiamo avere in questa serata? Dai, hai ragione, insomma. Vedo che già le squadre sono in posizione, io andrei a raccontarvi qual è il secondo gioco e poi tu Robby vai a spiegare le varie posizioni prima di partire. Ma certo. Il secondo gioco
ha sempre un nome un po' ancestrale ed è C'era una forma. I concorrenti dovranno attraversare la piscina con una forma di parmigiano reggiano che dovranno consegnare al topo. Il topo poi ovviamente fa parte della squadra, è un componente. Una volta consegnata la forma, tutti i concorrenti dovranno entrare in un sacco e saltellando dovranno cercare di raggiungere il contenitore con le forme in meno tempo possibile. Vince chi ci mette meno tempo, il tempo a disposizione è di 4 minuti. Allora, attenzione perché Firmo gioca il jolly, ma è anche Valcosa Meduna. Quindi lo diciamo, ecco, lo diciamo per i nostri arbitri che sono in zona, quindi sia Firmo che Valcosa Meduna hanno il jolly. Cosa vuol dire giocare il jolly? Che il punteggio praticamente raddoppia. Sì, vuole quindi dire che loro scommettono su questa gara e dicono qualsiasi punteggio noi facciamo rischiamo di raddoppiarlo. Attenzione, colpo di scena. Anche Dalmine gioca il jolly. Evidentemente durante le prove hanno detto questo è un gioco forse facile. Questo è un jolly, no? Quattro jolly? È un jolly. Firmo! Ah, è Firmo questo, quello, guardate che meraviglia, tra l'altro. È complimenti. È un vostro tipico borgo questo? È il convento dei Domenicani, insomma un potro convento che è il simbolo della nostra città. Meraviglioso, è un jolly stupendo, grazie anche a Firmo. Bellissimo. Ovviamente che porta il suo jolly. Arbitro, ci dica lei se ci sono tutte le bandierine. Mi scusi, in questo momento però, in posizione. Vorrei capire, quindi quanti jolly sono? Quattro. Tre o quattro? Tre. Sono tre i jolly. Quattro, eccolo qua! Allora, Pescara. Sì. Pescara, sì, arriva col jolly. Quattro jolly, avevo ragione io, vedi che dicevo quattro. Dono della premonizione, Robby, famosissimo. Allora, questo è un gioco, tra virgolette, acquatico, come hai spiegato, quindi ci avviciniamo alla nostra piscina, allestita proprio qui sul campo di San Prospero, in provincia di Modena. Siamo proprio in Emilia-Romagna e abbiamo tanta Italia in questo momento rappresentata da tanti paesi. Allora, abbiamo le squadre che andiamo a chiamare, che sono... Per il gruppo A, Pesco Pagano, Corsia 1, Saviano, Corsia 2, San Prospero, Corsia 3, Terracina, Corsia 4, Valcosa Meduna, Corsia 5, Verbania, Corsia 6. Allora, arbitro, io mi avvicino perché così faccio sentire anche il fischietto quando parte. Aspettiamo l'ok da parte dei giudici di linea, dai cronometristi. Il campo lo vedete grazie agli operatori ovviamente di TRC che si stanno adoperando per meglio descrivere a livello visivo tutto quello che sta per accadere. Mancano ancora delle forme, no? No, dovremmo esserci. Bandierine alzate, giudici, diteci com'è la situazione. Tutto ok. Bene. 2-1. Via, si parte! Si comincia! Io, Robby, mi sono posizionata dalla piscina, ma sto già facendo un gavettone! Mamma mia, che bello! Oggi nelle prove non scivolavano. Ecco, invece questa sera, secondo me... No, ma è divertentissimo, quasi quasi vorrei buttarmi. No, ma sai, comunque, fa caldo, eccola, una botta terribile. È divertentissimo. Noi ridiamo ovviamente, ma non è facile neanche stare in equilibrio. Forza con le forme, ragazzi, forza! 1, 2, 3, via! Mamma mia, quello verde, ecco, chi troppo vuole si è schiantato poi. Vabbè, sul l'avranno piscina. Messo in conto. C'è da dire, Robby, che continuiamo a dargli 4 minuti di tempo, ma sono velocissimi. Secondo me anche questo gioco riusciranno a portarla a casa nel minor tempo possibile. Non arriveremo a 4 minuti. Due minuti e sono già quasi alla fine. Mancano pochissime forme di formaggio, guardali che partono. Ma guarda, adesso devono partire col sacco, devono partire col sacco. Attenzione, è una gara di velocità. Qui giudici avranno a che fare, non si capisce, uno era fuori. Ma infatti vediamo. Non è solo una gara di velocità, ma anche di seguire le regole, perché ovviamente non per forza arrivare primi vuole dire vincere. E infatti, noi lo diciamo sempre, poi quando alla fine faremo i conti ci saranno tutte le penalità. Dei bonus, dei malus, quindi attenzione a fare le cose per bene. Ecco qui, guarda col sacco, anche questo non è proprio facilissimo. Mamma mia. Pesco Forza Pagano. Ragazzi, alzatevi, dai! Alzatevi, fosse facile. Guarda questi, vanno come dei treni. Ma io, Robby, cerco di caricarli. Arrivati, forza ragazzi. Non vi fate male.
Allora, Pesco Pagano è in un momento di defiance, ma non sono soli, perché vedo che anche gli altri, ragazzi, ecco. Pesco Pagano mi stanno facendo ridere tantissimo. Attenzione, Pesco Pagano, forza, dai, dai Verbania, forza, forza Valcosa Meduna. È una questione di sync. Non è facile, lo so, lo so. Vedo persone che piano piano, ecco, vedi che piano piano, insomma, si arriva. Arbitro, dove siamo? Hai ragione. Hanno ancora un minuto, ma più o meno basterà un minuto per gli amici di Verbania. Dai, che c'è la... Dai ragazzi, forza! Tutti insieme, Verbania, 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 Verbania. Dai! Ce la devono fare, adesso è una questione veramente di onore. Arrivato in fondo, Verbania, dai che avete fatto una bellissima gara. Datevi il tempo, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Proviamo. Ma sembra facile, Robby, ma... ma io qualche consiglio provo a darlo, non so se poi riesco. Pochi metri, c'è ancora tempo, c'è ancora tempo. Stanno facendo un centimetro per volta. Aspetta, io mi devo avvicinare dall'arbitro perché deve fischiare, ovviamente. Ecco, arbitro, stanno arrivando, c'è ancora tempo. 40 secondi ancora per fare 30 centimetri. Allora, 30 centimetri vi mancano. Dai, 1, 2, 3. Oh, 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 dai ragazzi, dai. Arbitro, ci sono, giuro, li ho visti tutti, sono arrivati. Regolare, regolare. Regolare, ecco. Cosa avete fatto? Va bene. Ok, grandissimo. Prima parte di C'era una forma, Arianna, io direi che tu adesso puoi già avvicinarti alla zona, esatto, del fil rouge. Anche perché, come abbiamo già spiegato, dopo ogni manche ci sarà sempre un fil rouge, che è sempre il nostro gioco. Quei concorrenti dovranno entrare in un sacco gigante, dovranno farlo ruzzolare e ovviamente hanno 3 minuti di tempo e il più veloce vincerà. In questa secondo fil rouge sono già in postazione Cartigliano e Valdarno, quindi abbiamo Cartigliano e Valdarno, sono pronti! Il gioco è sempre la principessa nel budello, quindi principesse, siete pronte? Eccoli carichissimi, aspettiamo sempre l'arbitro che deve darci il suo fischio di avvio. Eh sì, perché se non arriva lui io posso fischiare proprio. Ma vedo che l'arbitro controlla, se la prende con calma, noi siamo qua carichi per partire. Lo so, ma l'arbitro deve stabilire anche la... deve già preparare la seconda manche, capito, del gruppo B con le altre squadre. Vabbè, allora io vado un attimo, Fabio, a fare due chiacchiere, Robby. Fabio, dalmi l'arbitro, gentilmente, signor giudice, cantava Roberto Vecchioni. Allora, chi sei tu? Ci ha abbandonato il giudice. Ma Marco, da Cartigliano, siete carichi? L'avete già preparato questo, la principessa nel budello? Abbiamo studiato tutto nei minimi dettagli. Quindi vincerete? Sicuramente. Questa è la carica che vogliamo, arbitro. Arbitro. Andiamo anche di là però. C'è il fil rouge. Abbiamo Cartigliano, bisogno di lei. Valdarno dall'altra parte. Chi vuole fare due chiacchiere con me? Eccola, una ragazza, abbiamo una quota rosa, avanti, avanti! Chi sei, bellezza? Ciao a tutti, Elisa! Elisa, allora, lo conoscevate questo gioco? L'avete studiato? Ci sono delle tecniche particolari? Allora, l'abbiamo fatto in altre edizioni di Italia Gioca, però è sempre molto molto difficile perché il sacco è sempre diverso e quindi pedalare ci vuole un pizzico di fortuna. Bene. Sempre, sempre e comunque. In bocca grazie al lupo. Allora prendiamo subito la nostra posizione. Arbitro, l'ho trovata, lei se n'era andato, mi scusi. Allora siamo pronti per il fil rouge, 3 minuti di tempo a disposizione, le squadre sono in posizione. 3, 2, 1, 3.
via, partiti. E in questo momento le due squadre sono quelle di Cartigliano e Valdarno. Stiamo per infilarsi. Eccoli che entrano dentro i loro budelli, le principesse nel budello. Sono come delle salsicce, nel senso, esatto, è una cosa, esatto, proprio. Sono tutti giochi che ricordano le eccellenze appunto di questo territorio. Infatti, adesso stanno entrando, mi pare che più o meno sono simili come tempistica. Via, eccoci qui. Secondo me Cartigliano e Avanti stanno cominciando, Valdarno stanno ancora posizionando, partono. Eccoli qua, guardate, la corsa è quella che è, guardate me. Immaginate di correre questa cosa. Attenzione, perché basta che uno perda l'equilibrio. Esatto. Sai chi sembra, Robby? Non sembra quando di notte al buio cerchi di andare in bagno e provi a appoggiare le mani sui comodini, le porte, per capire dove stai ubicato? Può essere. Intanto, visti così, sembrano quasi, direi, identici, come, guarda, vedi? Siamo a metà. Forza, ragazzi, siete più o meno a parità. Adesso è Valdarno, forse Valdarno un po' in vantaggio. Valdarno è in vantaggio, Vediamo cosa succede, però bisogna vedere se tutto è fatto regolare. Se quello che stiamo portando... Cartigliano, c'è stato qualcosa, un intoppo, si sono fermati. Forza, Cartigliano! Stop! Qui intanto sono arrivati, vediamo anche il tempo, perché i tempi saranno fondamentali, 1:20, mi dicono 1:20... Quindi sta per arrivare anche Cartigliano in questo momento. Eccoli, arrivati, eccoli, anche Cartigliano, esausti. Bravi! Possiamo fischiare, credo. Sì, diciamo che riescono tutti a finire abbondantemente nei tempi. Allora, avviciniamoci subito, rapidissimamente, per non perdere tempo. No, Robby, fermati, abbiamo la classifica adesso. Ah, hai ragione. Vediamo cosa succede. Accidenti! Allora, cominciamo dal primo. Al primo posto in questo momento, per il primo gioco, la balla e la bestia, abbiamo Pescara con 12 punti, Terracina con 11. Robby, vuoi dirne qualcuno anche tu? Beh sì, abbiamo con San Prospero, sì, siamo con arrivati. 10 punti l'Emilia Romagna con San Prospero, con 9 punti ancora l'Emilia Romagna con Parma, la Liguria con Moconesi l'abbiamo con 8 punti, a seguire Dalmine con 7, Valdarno con 6, Cartigliano con 5, Val Cosa Meduna con 4, Pesco Pagano con 3, Firmo con 2, Saviano con 2. Invece Cagliari e Verbania hanno giocato Fil Rouge e quindi in questo momento non sono in questa classifica. Allora, ricordiamo anche che nel primo gioco, la Balla e la Bestia, non sono stati giocati i jolly ed è il motivo per cui la classifica è proprio precisa da 12 punti fino ad arrivare a 2. Siamo pronti per la seconda manche del gioco, c'era una forma. Le squadre in posizione sono, per quanto riguarda Cagliari, corsia 1, Dalmine corsia 2, Firmo corsia 3, Moconesi corsia 4, Parma corsia 5, Pescara corsia 6. Siamo pronti, arbitro? Sono pronte. Vediamo le bandierine, se sono in... sono tutte verdi, forse. 2, 1... Eccolo lì, partiti! Andiamo a vedere che cosa combinano adesso i nostri ragazzi. Ecco, subito, Moconesi. Un lancio un po' alla Klaus Di Biasi in questo momento. Ecco, con la bandierina, seguite il percorso regolare, ragazzi, seguite il percorso regolare, portate le forme. E come ha detto prima giustamente Arianna, ogni nostro gioco rappresenta un'eccellenza tipica del territorio. In questo caso è il parmigiano reggiano, che è veramente in tutto il mondo, forse direi uno dei formaggi più pregiati e prestigiosi. Il più esportato al mondo, senza se e senza ma. Guarda come sono agguerriti. C'è da dire che si scivola anche, perché ovviamente è un terreno bagnato. Assolutamente, è decisamente un terreno irto di pericoli. Scosceso. Ma i nostri ragazzi riusciranno ovviamente a fare tutto bene. Guarda, sono velocissimi, è incredibile come in 2 minuti già i giochi vengano portati a termine. Forse i 4 minuti disponibili sono veramente troppi. Sono preparatissimi, agguerriti. Guarda, ci sono già i primi sacchi che stanno arrivando al traguardo. Ora però il casino è questo. Riusciranno i nostri eroi? Ecco, vedete, hanno preso un ritmo. Cagliari, guardate, Cagliari sta andando bene in questo momento per quanto riguarda... Forse direi che sono i più veloci in questo momento, perché stanno perdendo colpi un po'. Ecco, la squadra, stava andando bene la squadra in terza corsia.
però sta riprendendosi, ma Cagliari regge. Attenzione, siamo veramente sul filo dei secondi, siamo veramente sul filo dei secondi. C'è un recupero enorme, forse direi che la squadra in terza corsia è stata più veloce. Quindi la squadra in terza corsia, firmo direi. Ricordiamo le squadre del gruppo B per C'era una forma: Cagliari, Dalmine, Firmo, Moconesi, Parma, Pescara. Straordinari. Allora aspettiamo l'arrivo. Ce l'abbiamo fatta. Anche intanto il secondo gioco squadra. L'abbiamo portato a termine. Aspettiamo Robby, l'ultima squadra. Robby, vai al fischio. Sì, stavo aspettando in questo momento la squadra che deve ancora arrivare. Ok. Vedi, l'aspettiamo allora. Ah, c'è una squadra che deve ancora sì. arrivare, purtroppo. Secondo me hanno avuto un piccolo intoppo. Andiamo a vedere. Sai perché? Il gioco, diciamo, delle forme nell'acqua è abbastanza facile. È infilarsi nel saccone ed arrivare sì, sì. In posizione. È la parte più difficile. Questo finale nel sacco a 6 è veramente insidioso. Forza, però ragazzi. Vedi, iniziano a prendere il ritmo. Bravissimi, così. Che dobbiamo farci? Vorrei vedere noi lì. Dai, ragazzi, forza. Vai. Dai ragazzi! Dai, forza, forza! Ci siete quasi! 20 centimetri, 30! Ci siete ragazzi, sì! Ecco, appena punto una zanzara. Dov'è sparito il mio arbitro? Finale. Esausti, esausti. Dov'è sparito il mio arbitro? Arbitro! Io abbiamo arbitro... un arbitro che scompare. Allora, sembra Udinì questo arbitro. Io non so, ce l'ho un momento dopo e scompare, quindi non... Fabio Albasini. Fabio, ti stiamo cercando. Va bene, sarà da qualche parte. Io tra l'altro non so come mai, ma lo confondo anche con le divise delle squadre. Insomma, è tutto fatto in diretta. L'arbitro Fabio è richiesto al centro del campo. E abbiamo un giudice che sparisce, quindi io non so esattamente come. Vabbè, a questo punto. Dai Robby, noi andiamo intanto. Senti, ma vogliamo fare due chiacchiere con le squadre che si sono appena esibite in questa gara? Ma potremmo provarci, sono direi. Chiediamo un pochino le impressioni, come se la sono sentita, se è stato facile come nelle prove. Può essere una cosa del genere, sì, anche perché questo gioco è stato particolarmente impegnativo. Allora intercettiamole. Sì. E intanto stanno preparandosi per il terzo gioco che si chiama Raperonzolo. Sì. Quindi ecco, preparati. Fammi perché tu devi spiegare poi cos'è il gioco Raperonzolo, perché anche questa probabilmente è un'altra eccellenza che riguarda l'Emilia Romagna. Amici, questa è Italia Gioca, è la versione di Giochi Senza Frontiere, praticamente con l'Italia ben rappresentata da 14 regioni, queste 13 regioni perché l'Emilia Romagna ne ha due. San Prospero ospita questa edizione avendo vinto quella precedente nel 2018 prima del COVID. E io ho trovato il nostro arbitro Fabio. Fabio, bentornato. Ma facciamo un applauso all'arbitro. Un applauso, che ogni tanto Fabio. Lei si imbosca, ecco, diciamolo. Allora, praticamente Pescara non ha finito il gioco, di conseguenza c'è stato un refuso con la trasmissione dei dati, va all'ultimo posto rispetto a quanto è stato detto in classifica. Quindi attenzione, Pescara va all'ultimo posto. Pescara non ha concluso il gioco, quindi questo è quello che arriva dai cronometristi e dai giudici di linea. Infatti, quindi abbiamo la classifica generale, Rob. Sono arrivati i quattro palloncini e il cronometrista aveva preso il tempo del quarto palloncino. Ho capito, va bene, quindi l'arbitro deve dare le spiegazioni. Vengo a darvi la classifica generale partendo dal primo posto. Abbiamo Terracina con 12 punti, San Prospero con 11, abbiamo Parma con 10, Moconesi con 9, Moconesi, Dalmine sì. con 8, Valdarno con 7, Cartigliano con 6, Valcosa Meduna con 5, Pesco Pagano con 4, Pescara 3, Firmo 3, Saviano 3, Cagliari 3, no, Cagliari 0, Verbania 0. Ma in ex aequo, quindi questa cosa, cioè, mal comune mezzo gaudio. Arbitro, attenzione, perché esattamente la squadra di Cartigliano gioca il jolly, lo diciamo ovviamente per tutto il personale che ha adibito in questo momento al controllo, tanto qui siamo un po' di zanzarine. Ma proprio due. Sì, tra l'altro lo dico anche per chi ci vede in televisione, uno dice siete truccati, siamo sudati, proprio come, come posso immaginare anche gli atleti. Allora, arbitro, siamo con il gioco Raperonzolo.
Allora, per il gioco Raperonzolo abbiamo sempre 4 minuti di tempo, poi sono sicuro che le nostre squadre riusciranno a portarlo a termine in un tempo minore, ma i concorrenti dovranno correre e cercare di recuperare le pere da inserire nella cassetta. Al termine del gioco l'ultimo concorrente dovrà arrivare al traguardo con 10 cassette, quindi vuol dire che ogni pera vuol dire una cassetta e di conseguenza andranno impilate. Bene, a questo punto, per quanto riguarda il gioco, ci sono le squadre di Cagliari in corsia 1, Cartigliano che ha giocato il jolly, corsia 2, Firmo, corsia 3, Moconesi, corsia 4, Parma, corsia 5, Pescara, corsia 6. Tutto è pronto, arbitro? Vediamo le bandierine, ancora no. Attenzione, ecco. Scusate, anche Verbania gioca al jolly, inquadriamo il jolly di Verbania. Eccolo lì. E quindi abbiamo due jolly. Verbania, arbitro, se lo segni. Due jolly per Raperonzolo. La tempistica dei jolly però, mi raccomando. L'arbitro mi si infervora, cioè mi raccomando, il jolly quando dovete giocare un po' prima, ecco, nel senso, non proprio nel momento del no, gioco. Anche perché sembra strategia di guardare chi l'ha giocato. Arguta. Le donne allora, ne sanno una più del diavolo. Allora, queste bandierine, ragazzi, siamo in posizione? Tutto è pronto? 3, 2, 1. Sì, parte! Eccoci qui. Che cosa devono fare in questo momento? Guardate, hanno questa cassetta dove devono raccogliere evidentemente le pere. La cassetta va messa all'interno, non che dopo giata così, all'interno di un hula hoop, praticamente di un cerchio sul campo. È una gara a staffetta, quindi dovete impilare bene, ecco, le cassette, perché se la cassetta non viene impilata bene può cadere e poi risulta disagevole il percorso. Io mi avvicino intanto nella zona di arrivo. Cagliari sta andando bene, insomma, direi come sempre una buona velocità di gioco, di realizzo. Anche in questo caso 4 sono i minuti a disposizione delle nostre squadre per la prima parte del gioco Raperonzolo. Non so se Robby hai notato che sono partite tutte le donne, anche perché ovviamente più le cassette si aggiungono più diventa difficile portarne il peso. Ma veramente voi donne siete argute, eh? Lo dico perché io non ci avrei pensato, invece vedi. Ed effettivamente per portare 10 cassette hanno tenuto gli uomini più forti, gli adoni delle squadre per l'ultima grande fatica. Eccolo, intanto vediamo quanto tempo è percorso per avere un timing. 1:30. 1:30 ci arriva dalla regia il segnale. E quindi a disposizione ancora 2:30, tante sono le cassette, sono 10, giusto? Quindi io ne vedo 4 adesso più o meno, direi che tutte sono sui, forse 5, ecco, forse 5 anche. Siamo a metà del tempo, quindi ci stiamo direi. Non so se i giudici controllano anche che la... ecco il problema, che naturalmente le scatole siano all'interno proprio dell'hula hoop. Allora Cagliari ha avuto una piccola en passe, ma si è ripresa prontamente. Ora rimettono in posizione ovviamente l'hula hoop. Fa caldo, c'è l'umidità ovviamente, e questi ragazzi stanno correndo dando tutto quello che hanno. Arianna è già in posizione fil rouge, perché tra poco ci saranno Dalmine e Valcosa Meduna che si affronteranno nella Principessa del Budello. Esatto, siamo qua, però adesso l'attenzione è sicuramente su Raperonzolo. Vedo che, oh mio Dio, che caduta! Sì, quella non è stata sicuramente facile, perché vedo che addirittura... Speriamo che sia bene, perché l'ho visto proprio cadere a picco. Ne ha 6 di cassette, quindi sai, è difficile correre con 6 cassette. Non riesco a capire come faranno a portarne 10, ma proprio l'ingombro di queste cassette nel riuscire a correre in maniera agevole. Io stavo guardando adesso il concorrente, credo sia Parma, se non sbaglio, con la maglia gialla, che è veramente incredibile. Aia!
attenzione che non l'ha appoggiata bene, lo dico al Parmense che sta arrivando, controllate, controllate tutti la vostra 1, 2, 3, cassette. 4, 5, 6, 7, 8, 9, siamo veramente agli ultimi giri. Sì, ultimi giri, vediamo il tempo, quanto manca più o meno? Mezzo minuto. Mezzo minuto, 30 secondi. Allora squadre, attenzione che al momento del fischio si interrompe tutto, quindi si fermano in posizione. Pochi secondi. Io mi avvicino al giudice. Quando sentirete il fischio, stop. Ci siamo quasi. Stop, fermi. Forse questo è il primo gioco, Robby, che veramente il tempo è stato tiranno. E allora, a questo punto i giudici stanno controllando, perché ricordiamo che alla fine poi, quando adesso noi diamo delle classifiche parziali, alla fine, prima della classifica generale, verranno raccolti tutti quelli che vengono chiamati bonus malus, cioè quindi tutte le penalità verranno assommate, e non è detto che la squadra che adesso vediamo magari in vantaggio poi sia in realtà in quella posizione. Tanto ringraziamo TRC che sta facendo vedere un'immagine adesso di San Prospero bellissima, illuminata in questa notte estiva, in questo luglio meraviglioso. Robby, facciamo... noi siamo pronti. Ah, ci siete? Siamo bene. Prontissimi, perché adesso è il momento del fil rouge, quindi il gioco della principessa del budello. Ovviamente ormai lo conoscete, è sempre quello. In questo caso abbiamo Valcosa Meduna e tu sei? Nicolai. Nicolai, siete pronti? Insomma, vi mette ansia questa manche oppure è uno dei vostri cavalli di battaglia? Ci mette un po' di ansia, diciamo. Vi vedo, ma dovete essere carichi perché è importantissimo anche il fil rouge. Sì, faremo del nostro meglio. Dai, non si molla, forza ragazzi! Dai, dai cazzo! Arianna! Valcosa Meduna contro Dalmine, adesso andiamo verso Dalmine, vai tu Robby? Sì, siamo verso Dalmine, ragazzi, siete carichi? Sì, assolutamente. Avete già visto, avete una tattica già? Abbiamo in testa come farlo. Non si dice. Ah, non si dice, non si svela nulla. Allora, qui Dalmine è pronta, io mi auguro che l'arbitro Fabio Albasini sia in posizione, perché senza di lui, Arianna, noi possiamo parlare per ore. No, ma Fabio è il mio preferito, devo dire. Non so che gioco stia giocando. Signor Fabio, stiamo aspettando lei. Allora, questo arbitro, neanche Patrick Swayze in Ghost. Cioè, è una cosa. È scomparso. Sam Witt era più presente, io te lo dico. Cioè, quindi. Allora, arbitro. Signor Fabio, stiamo aspettando lei. Quale due squadre vogliono entrare nei budelli? Lo so, ma sai perché? Deve organizzare tutti gli arbitri. Cioè, lui è l'arbitro degli arbitri. Quindi, è tutto. Poteva trovare un aiutante, mandare un aiutante, l'aiutante del nostro arbitro Fabio. Allora, intanto a questo punto, io credo che questo arbitro non debba essere chiamato, ma evocato. Se abbiamo un esorcista qua. Ci mettiamo tutti insieme intorno, tipo seduta spiritica. Arbitro, arbitro. Sa che non arrivi, insomma. Signor Fabio. Senti, io lo vado a prendere fisicamente. Sì, attento, attento Robby. Eccolo, lo vedo, sta correndo. Signori, eccolo, ce l'ha fatta. Dov'è Demi Moore? Ecco, è pronto? 3, 2, 1. Eccoci, sono partiti. Bello che è arrivato, ha fischiato, qualcosa accade. Eccoli che entrano già nei budelli. Non si riesce a capire chi è avanti, chi è indietro, perché il momento dell'ingresso nel budello è molto complicato. Ognuno ha la sua tecnica. No, è chiaro che Dalmine sia in vantaggio, perché Valcosa Meduna devono ancora entrare in tre. Hanno detto che loro avevano una tattica, ma poi... Eccoli! Dalmine è cominciato, parte! Con le unghie e con i denti stanno avanzando. Sembra che non ci siano intoppi. Sembra una creatura alien, ti ricordi quando si muovevano? Ecco, è partita anche Valcosa Meduna, Devo dire che marciano un po' come dei soldatini. Mentre, ecco... Ragazzi, la vostra tattica, sono venuto a chiedervela. Attenzione, il giudice è pronto ovviamente per prendere il tempo
Ahimè, Valcosa Meduna. Ok, intanto continua il tempo della nostra squadra. Ma l'avevano detto, Robby, Valcosa Meduna era molto preoccupato da questa manche perché non avevano mai provato la principessa del budello. E quindi si vede la differenza di una squadra che si è preparata a dovere, chi invece per la prima volta sta affrontando e arriva questa manche. Stremata all'arrivo. Certo è che 3 minuti sono sufficienti comunque per portarlo a termine. Chi più, chi meno, arrivano tutti e poi arrivano in queste condizioni perché fa caldo sotto, dentro questo sacco, potete immaginare. Allora, io mi avvicino adesso di nuovo in una zona particolare. Qui abbiamo sempre la classifica del gioco precedente. Hai ragione. Vai, cara. Ecco qui la seconda classifica, quindi c'era una forma. Primo posto Terracina con 12 punti, Parma con 11, San Prospero 10, Moconesi 9, Dalmine 16 perché ha giocato il Jolly, Firmo 14 perché ha giocato il Jolly, Cagliari 6, Saviano 5, Valcosa Meduna 8 anche se ha giocato il Jolly, Pesco Pagano 3, Pescara col Jolly 4, Verbania 1 e Valdarno e Cartigliano non c'erano perché giocavano il Fil Rouge. Ma in classifica generale, eccola qui, abbiamo la classifica parziale, ancora Terracina con 24 punti insieme a Dalmine, quindi Lazio e Lombardia, Emilia Romagna con Parma e San Prospero rispettivamente a 21 punti, Moconesi 18 dalla Liguria, la Calabria con Firmo 17, abbiamo ancora il Friuli Venezia Giulia con Valcosa Meduna in 13, con 13 punti, Saviano con 8 punti, Campania, Basilicata, Pesco Pagano 7 che sono gli stessi punti di Pescara e Valdarno, poi abbiamo la Sardegna con 6 punti insieme a Cartigliano Veneto e con un punto Verbania in 14ª posizione. E allora è il momento di andare avanti con la seconda manche. Sì, per forza. Dobbiamo andare avanti, li vedo già tutti. Sì, siamo con la seconda manche del gioco Raperonzolo. Allora io mi avvicino dal nostro arbitro Fabio che avrà coordinato sicuramente già tutti i suoi colleghi con le bandierine che sembrano di essere su Top Gun, che fanno atterrare, segue le cose tutto. Ecco, e sono gli arbitri. Pronto? Le bandierine alzate per piacere. Eccoci, vediamo, siete? Siete in posizione? 3, 2, 1. Via, partiti! E questa è una gara tosta, amici. Questa è una gara veramente tosta. Hai visto che anche qua sono partite tutte le donne? Perché ovviamente partono in velocità, portano la cassettina, che per lei la prima è una sola. E poi vedi che dal terzo giro in poi cominciano ad andare gli uomini e diventano sempre più forzuti. Beh sì, e poi abbiamo visto anche le difficoltà che si trovano con più cassette, vuoi mantenere già 5 o 6 cassette impilate con la pera dentro, insomma crea sicuramente non pochi problemi ai nostri amici. Ricordiamo, lo dico anche per chi è in TV, abbiamo in prima corsia Pesco Pagano, in seconda Saviano, in terza San Prospero, in quarta Terracina, in quinta Valdarno, in sesta Verbania. Sì, ci sono ragazzi. Al Fil Rouge invece si sono scontrati Dalmine e Valcosa Meduna. Dalmine ha avuto la meglio, perlomeno visivamente parlando, alla principessa nel budello. Intanto siamo più o meno a 3 cassette, Arianna, stai guardando anche tu, vedi? Ah, sto guardando, ma non riesco a capire chi potrebbe essere 4. In vantaggio. San Prospero, mi sembra, al San momento. San Prospero, esatto, bravo Robby. È possibile. Occhio felino. Ecco, 4 però arriva in questo momento anche l'altra squadra, che è quella di Saviano, che veloce sta arrivando in posizione. Davvero bisogna fare un plauso a tutti questi ragazzi, io lo dico anche alle sono tribune grintosi. Veramente fatevi sentire, battete le mani perché sono tutti straordinari. Quando si sta insieme si gioca, come dicevo prima, in una bella notte estiva siamo qua, ci divertiamo, musica, colori, cosa c'è di meglio, eh? Assessore Borghi, come va? Benissimo, le squadre si stanno divertendo, il pubblico anche, quindi direi che meglio di così non può andare. Bene, grazie anche all'assessore Borghi. Io mi avvicino a... Ha mangiato qualcosa, Sam, ha bevuto qualcosa, dopo, perché arbitro. È ansioso. Esatto, lo stomaco chiuso. Ci sta. Arbitro, quanto tempo ancora? Abbiamo più o meno 5 o 6 cassette. Circa metà tempo. Quindi stanno andando veramente spediti, eh?
Attenzione, dici che stanno andando meglio della manche precedente? Forse sì, bisogna considerare che poi quando diventano tante le cassette è proprio difficile mantenere l'equilibrio. No, il ritmo più che altro ovviamente cala. Immagina adesso con 6 cassette iniziare a correre, è veramente... non è facile, eh? Mamma mia, San Prospero! Viaggiano bene in questo momento. Ma anche per Spagano, sono belli veloci, belli scattanti. Guarda, sì, è una battaglia all'ultima cassetta. Attenzione, non fatele cadere, mi raccomando, che poi perdete tempo per impilarle di nuovo. Roby, spiegami, perché magari mi è sfuggito. Ogni volta che una cassetta cade c'è un malus. Questo lo chiediamo. Devono rimpilarle, quindi però il malus... non perdono punti. Perdono tempo, quindi il malus è già nel fatto che cadono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, San Prospero a 9. Allora, io mi avvicino intanto a Fabio, vediamo quanto tempo c'è ancora. 30 secondi. Secondo anche Terracina sta andando alla grande. E il peso c'è, eh? Più cassette ci sono, più peso è presente. Bravi tutti davvero. Guardate ragazzi, San Prospero è incredibile. San Prospero incredibile in questo momento. L'ultima pera. San Prospero ce la fa. L'ultima pera. Vediamo l'arbitro. No, non cadere ora. Stop. Non cadere, vai piano. Vai. Fermatevi dove siete. Allora. Quasi, eh? C'eravamo quasi. Mamma mia, che bravi. È stata una lotta all'ultima cassetta. Sì, si sono impegnati tantissimo i ragazzi e ci tenevo, mentre gli arbitri stanno controllando, anche a ringraziare la Protezione Civile, tutti quelli che stanno lavorando qua e hanno reso possibile questa bellissima gara, che sono qui insomma ad aiutarci. Allora, come vi dicevo, questa è una notte particolare, è il 2 luglio, è sabato, è arrivata da poco l'estate, il caldo c'è già da 3 mesi. Il caldo c'è già da parecchio. Siamo veramente, come tutti, in questo momento patendo un po' il caldo. Ci Ma sono io delle sto bene, che... secondo me patisce il caldo chi è sul campo. Ma anche il presentatore, forse sarà l'età, non lo so, però vi assicuro che il caldo inizia a tagliarti le gambe. Ma siamo contenti, dicevamo prima, di passare proprio una serata così, no? Sì. Di giochi, musica. Era tanto tempo che forse ne sentivamo il bisogno, anche di queste cose semplici. È vero, soprattutto di questa leggerezza che c'è nell'aria, non tanto caldo, freddo, ma i sorrisi, la voglia di stare insieme. E mi sembra quasi di dimenticare gli ultimi 2 anni, che sono stati sicuramente tosti, anche per le manifestazioni come queste, che sono rimaste in stand-by parecchio. È vero, quindi grazie a tutte le regioni che stanno partecipando a questa edizione nazionale di Italia Gioca, è la 6ª edizione, e quindi San Prospero protagonista perché ha vinto 2 anni fa. 2018. E quindi è pronta anche per presentare, per insomma fare ospitare, una, ospitare anche una giusta pubblicità, diciamo anche un pizzico di orgoglio, stando in Emilia Romagna, il fatto di avere questi prodotti DOP, IGP, che sono eccellenze agroalimentari del nostro territorio, che non si trovano da altre parti. Ce ne sono più di 25. È vero, hai detto bene. Ricordiamo anche che tutti i giochi prendono in qualche modo spunto da queste eccellenze emiliane, della bassa modenese, di San Prospero. E anche il prossimo gioco, insomma, parla di un'eccellenza, il tortellino. Senti, io sono genovese, no? Però tu sei emiliano. Tortellino, come lo dite? Tortellini, allora, ecco, l'ho imparato io che non sono di queste parti. Allora, mi avvicino alla piscina proprio perché io vorrei che anche gli amici di TRC mi aiutassero a far vedere proprio il tortellino. Questo proprio l'ha fatto l'assessore Borghi a mano, l'ho visto. No, non è vero. Questo non è vero. Sono di plastica. Lo spero. Fammeli toccare. No, sì, sono di plastica, anche perché dovranno galleggiare in acqua. Ecco, questi sono dei tortellini. Uno dice: domani che mi faccio un bel piatto di tortellini, te ne basta uno. No, con uno mangi 3-4 giorni, se fosse così. Senti, allora, Roby, io ti vengo a spiegare il quarto gioco, cosa dici? Sì, facciamolo allora anche agli amici a casa. Allora, abbiamo
già anticipato che il tortellino sarà protagonista, quarto gioco di Italia Gioca, il tortellino nella roccia. Un concorrente alla volta dovrà entrare in piscina con la spada, recuperare un tortellino e una volta uscito dovrà infilarla nel contenitore, la spada ovviamente. In totale sono 6 spade da infilare e vince chi lo fa in minor tempo. Abbiamo dei jolly, io pregherei allora le squadre che presentano i jolly di mostrare. San Prospero, il tortellin, eccolo lì. Olimpica di tortellini, una come? Una fiaccola olimpica di tortellini. Beh, che sia di buon auspicio. Beh, noi li mangiamo dopo. Quindi. Va bene, c'è qualcun altro che ha giocato il jolly, che vuole giocare il jolly? Allora a me risulta solo San Prospero per questo gioco. C'è un ragazzo che è venuto prima, però nella confusione non ho visto proprio il jolly. Quindi, Saviano gioca il jolly? E San Prospero, sì. Allora, Saviano. Perché Saviano non si è palesato? Perché è anche bello vederli questi jolly, li hanno creati loro, sono belli da mostrare. Siamo qua con le telecamere di TRC, è anche bello. Andremo a chiederlo. Allora, intanto chiamiamo le squadre. In corsia 1 troviamo Pesco Pagano, corsia 2 per Saviano, corsia 3 San Prospero, corsia 4 Valcosa Meduna, corsia 5 Valdarno, corsia 6 Verbania. In bocca al lupo, ragazzi. Sì, Arianna già si prepara ovviamente in zona Fil Rouge. Io ho perso di nuovo l'arbitro, ma non ce la faccio più. Signor Fabio, torni da noi in mezzo al campo. Ma veramente, questo arbitro, lei è peggio, l'ho detto prima, di Ghost. Ce l'hai DJ la musica di Ghost? Ogni volta che chiamo l'arbitro, se mi fai partire Right House Brothers con Unchained Melody, così magari lo evochiamo insieme. Arbitro, senza il suo fischio noi non possiamo dare il là. Eccolo, lo vedo. Pronto, ha organizzato tutto. Bandiere verdi, bandiere rosse. È qui che sembra che stia facendo atterrare un tomahawk. Allora, ci siamo? Un attimo che vediamo le bandierine. Vediamo le bandierine, ecco, seguiamo anche noi insieme a lei. Le spade a terra tutte. Le spade tutte a terra. Le spade tutte a terra, signori. Lei è ferreo, gliel'hanno mai detto, glielo dico io. Dice che non hanno il tortellino. Chi? San Prospero non hanno il tortellino? Un attimo che controlliamo cosa deve esserci. Gli arbitri che stanno... È dentro l'acqua il tortellino, così dicono. Vedo bandiere verdi, poi faccia lei. Ci siamo, amici, anche a casa, per partire con il quarto gioco, il tortellino nella roccia. Ah, ecco, vedete, stanno mettendo in questo momento nel brodo, nella piscina, e il tortellino dove Robby, va? Ci brodo. Stai rincitrullendo dal caldo. Mi scusa, viene un tortellino, mi viene a dire brodo. Abbia pazienza, anche lei, mi scusi. Ecco i tortellini, che belli, sembra davvero un bel brodo e anche il caldo, diciamo che... Viene insomma... quasi fame, no, nel senso che... Vabbè, allora, ci siamo ragazzi, vediamo che cosa succede. Vedo che stanno separando ovviamente. Non è facile, ma è giusto che i tortellini siano vicini e in egual modo equidistanti per ogni squadra. Certo, quindi stanno in questo momento operandosi per allargare i tortellini. Siano su tutta la piscina. Allora, Pesco Pagano, Saviano, San Prospero, Valcosa, Meduna, Valdarno e Verbania, ci siamo, sono in posizione tutti i nostri ragazzi, gli arbitri hanno quasi tutti, direi che le bandiere sono verdi. Fabio, sei d'accordo con me? Se fischi, sancisci. 3, 2, 1... Via! Partiti! Allora, la particolarità di questo gioco è che la spada, cioè ogni spada, deve essere messa in un modo particolare. È vero. Nel senso che non va solo introdotta, ma va introdotta nel proprio alveo. Sì, perché, hai detto bene, no, ecco. Alveo perché ogni buco dove infilare la spada, detta proprio così in maniera comprensibile da tutti, ha una forma diversa, quindi bisogna anche centrarlo. Ma lei è saggia, gliel'hanno mai detto. Sì. Va bene, allora, i consigli di Arianna Bertoncelli. Allora. E poi con la spada bisogna anche infilzare il tortellino. Ecco. Vediamo intanto, io vedo già tortellino, meglio spade
infinate devono essere messe nel verso giusto. Vedete, c'è un parallelepipedo, un quadrato, insomma un rombo, un trapezio, non capisco che quali forme abbiano adoperato, ma sono diverse l'una dall'altra da parte delle nostre squadre. È difficile questo ritorno ovviamente con l'acqua, perché si scivola, ci si bagna, ed è il quarto gioco, il tortellino nella roccia. San Prospero viaggia velocemente, devono infilzare il tortellino e riporre il tortellino a terra e apporre. Sì, ma Robby, non so se hai visto che ci sono dei veri e propri tuffi, ci sono dei concorrenti che non solo camminano in acqua ma si sono lanciati. No, ma guarda, vi giuro, io non so se in televisione si riesce a vedere, ma hanno delle velocità folli, vanno folli ad una velocità che davvero, insomma. No, ma ho visto uno che sembrava un delfino, giuro, si è proprio lanciato. Ma sai cos'è? Di testa. Fa caldo, io credo che l'acqua a questo punto è una temperatura, non si sta neanche male, secondo me molte persone approfittano anche di questo momento per riuscire ad avere un po' di frescura in questa calda notte di luglio. Allora, qui vedo quasi tutto, San Prospero vedo che è quasi in... arbitri, cosa ne dite? Mi sembra San Prospero già in un'ottima posizione, eh? San Prospero è stata velocissima, davvero. Tutte le spade Excalibur sono nell'alveo. Abbiamo... Ecco, forse sta arrivando in questo momento anche Saviano. Vedete che hanno sbagliato a mettere... Ecco, questo è quello che accade quando si sbaglia a mettere la spada nel foro giusto, e Saviano ha dovuto perdere tempo. Ecco, questo ragazzo sta correggendo tutti gli interventi sbagliati. Non so se quello è l'alveo giusto, eh? Quindi arbitro, deciderà lei, eh? Manca poco, Robby, come siete messi? Perché io sto andando verso la zona Ferrouge. So che il concorrente di Saviano ha cercato con la violenza di inserire la spada tipo Excalibur, davvero, la spada nella roccia. Io credo che chi riuscirà ad estrarla adesso diventerà re d'Inghilterra. La butto lì. Ciao, Terracina. Allora, vediamo che cosa... credo che sia veramente l'infilata a forza, ha dato delle mazzate. Vabbè. Arbitro, quanto tempo abbiamo ancora? Ci racconti. 15 secondi, ma direi che qui i tortellini e le spade, ecco, hanno raggiunto... non si sa cosa sia successo, cioè il concorrente di Saviano che ha deciso di... Signori, stiamo per avere... Uther Pendragon, eccolo qui, il nuovo re. Niente, no, non ce l'ha fatta. Io pensavo di eleggerla re. Ha un volto medievale lei, eh? Niente, però nulla, non siamo riusciti assolutamente a destare la spada. Attenzione, andiamo nella zona Firouz, Arianna. Eccomi, sono già qua con le principesse nel budello. Loro sono quelle di Terracina, sono pronte a entrare nei budelli e disputare anche questo Firouz, che sarà contro Firmo. Cosa ci dite, ragazzi? Tu sei? Daniele, Donnarumma. Allora, Daniele, siete carichi? Carichissimi, giochiamo per vincere noi. Siete pronti? L'avete provato questo gioco? Prontissimi, l'abbiamo provato. Mamma mia, vorrei averla anch'io la vostra carica. E allora andiamo! Forza, Terracina! Dai! E allora, poi dall'altra parte invece c'è Firmo. Vai tu, Robby? Sì, vado da Firmo. Intanto ti sta raggiungendo l'arbitro. Sì, lo prendo, avvicino. lo bracco. Ecco, questa volta l'ho marcato, Patrick Svezzi. Allora, mi avvicino a Firmo. Vediamo se anche loro... Signor arbitro, stia pensano, con me. ...pensano, ecco, di riuscire in questa gara ardita. Come va, ragazzi? Bene, bene. Siete in quale posizione in classifica, avete visto? Ma siamo quarti o quinti, però. Quarti o quinti, vabbè. Quindi questo Firouz può essere importante. Molto importante. Quindi in bocca al lupo, ragazzi. Eccoci, Robby, ho già qua Fabio. Siamo pronti. Se i concorrenti sono in posizione, partirei anche con questo quarto Firouz. Sì, cara. 3, 2, 1... Via, eccoli che corrono! Terracina è veramente scatenata! Lo vedi nello sguardo, uno sguardo che non perdona nulla!
E dall'altra parte invece abbiamo Firmo, stanno già entrando nel budello, sono pronti per partire. Non saprei dire qual è la squadra più preparata, anche perché, ripeto, l'entrata nel budello è molto personale. No, 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 è chiara invece, abbiamo Terracina che sta già andando, vanno avanti, non si fermano, eccoli, non è facile ma non mollano. No, sono veramente incredibili, io voglio dire, sono anche alti in classifica, ma sono proprio, però stanno facendo un po' di casino. Non è facile, eh? No. Ah, dall'altra parte Firmo sta partendo solo ora. Eh sì, ci sono 3 minuti di tempo. Triste. Arbitro, direi in quanto tempo? Pochissimo. Ecco Terracina! Arrivati! 55 secondi, poi vedremo se ci sono penalità o meno. Ma continua il percorso Firmo. Ovviamente sono un po' più lenti, però molto, direi, come posso dire, sembrano dei soldatini che avanzano verso la zona ambita. Ecco. Forse un po' più, ragazzi, un po' più di velocità, forza, che il tempo poi sarà fondamentale. Stop! 1.20, che poi non sarebbe neanche male come tempo. È che sono andati veramente forti gli amici di Terracina. Fabio, proprio... qual è stato il tempo migliore del Fil Rouge? Non so il migliore globale, questo so che 55 era sicuramente molto buono. Molto buono, vero? Ecco, sì. Non io so sto aspettando, Robby, la classifica. Eccola qua, la classifica del terzo gioco. Quindi andiamo a scoprire come sono posizionate le squadre per Raperonzolo. Al primo posto abbiamo San Prospero con 12 punti, Parma con 11, Moconesi con 11, Valdarno con 11, Cartigliano con 22 perché ha giocato il Jolly, Terracina con 7, Saviano 7, Pesco Pagano con 7, Verbania con 14 perché ha giocato il Jolly, poi abbiamo Firmo con 3, Pescara con 3, Cagliari con 1 e Dalmine e Valcosa Meduna che invece hanno giocato il Fil Rouge e quindi non hanno, insomma, non hanno punti. Ed ecco la classifica generale con San Prospero in vantaggio con 33 punti, quindi chi sta in questo momento in casa è al primo posto, ma tutto è tutto, poi è da vedere, da rivedere. Parma con 32, Terracina 31, Moconesi 29, Cartigliano 28, Dalmine 24, Firmo con 20, Valdarno 18, Saviano e Verbania con 15, Pesco Pagano 14, Valcosa Meduna con 13, Pescara con 10 e Cagliari con 7. Mi avvicino verso la zona del Tortellino nella roccia, perché siamo con la seconda banda, dove abbiamo in corsia 1 Cagliari, corsia 2 Cartigliano, corsia 3 Dalmine, corsia 4 Moconesi, corsia 5 Parma, corsia 6 Pescara. Ragazzi, in bocca al lupo, avete già visto cosa hanno fatto prima, questo secondo me aiuta molto chi fa la seconda manche, perché ha un'idea di è quello vero, che andrà ad accadere. Può spaventare però, perché si può creare un po' di ansia da prestazione se altre squadre hanno fatto meglio. Va bene, allora tante bandiere verdi alzate, io mi avvicino al nostro giudice di gara e pronto a dare il via. 3, 2, 1... Via, partenza ragazzi, velocissimo, ricordate che devono entrare nell'acqua, infilzare un tortellino, uscire dall'acqua, portare il tortellino a terra e infilare la spada, però sono ogni spada, ogni lama praticamente ha una forma, o può essere triangolare, può essere rettangolare e deve essere proprio messa dentro bene, nel punto giusto, altrimenti appunto poi crea problemi a quello che arriva dopo. Sì, perché... devono anche rimanere ecco. Vivi perché vedo che fanno dei voli dentro l'acqua che... sono preoccupanti, ma poi li vedi rialzarsi con una tranquillità, una felicità, cosa che succedesse a noi, Robby, saremmo veramente 3 giorni a letto. Devono rinfiare, se cade, devono rinfilzare il tortellino, riportarlo in zona. E non è neanche facile infilzare il tortellino, e comunque Palermo in questo momento... no, Palermo, scusate, Cagliari, ho visto la maglia rosa da buon... sportivo, ecco, l'avevo collegata al colore del Palermo. Allora, Cagliari con 2 spade, attenzione per quanto riguarda questa spada, ecco, quella è la cosa giusta, se non entra subito forse non è il posto giusto, quindi non vi sforzate, ecco, questo è il mio consiglio, cercate di guardare la forma della vostra lama e mettetela nel posto giusto, non vi sforzatevi di tanto, ecco,
ogni spada ha il suo posto. Certo Robby, anche Fabio mi diceva che se la spada non entra non continuiamo a cercare in tutti i modi, bisogna cambiare il posto e magari se non si trova vuol dire che qualche altra spada è entrata in un buco che non era il suo, quindi riposizionarle tutte. Io in tutto ciò ho fatto la doccia. Sì, anche tu ti sei avvicinata forse un po' troppo al bordo della piscina, ma i nostri ragazzi stanno veramente dando il massimo, è un piacere vederli, giuro. Opla, questo Cagliari ha preso in pieno il bordo piscina. Mamma mia ragazzi, però fanno dei voli, no, non so cosa dire, veramente bravi. Secondo me hanno studiato Newton, la caduta dei gravi, proprio. Direi che sono bravi. C'è qualcuno che ha già portato le sei spade, direi. Direi quasi tutti, forse manca... Siamo veramente agli ultimi attimi perché vedo che già diverse sei spade sono state infilate da più squadre. Allora, quanto manca, Fabio? Un minuto e mezzo. Un minuto e mezzo di tempo ancora per i nostri eroi per portare... come nell'antica Camelot, ecco, sai che c'era Mago Merlino. Mago Merlino, l'interno di Camelot, la città delle mura d'oro, possedeva il dono dell'ubiquità, quindi poteva essere in più punti nello stesso momento, un po' come se avessero questo potere farebbero anche i nostri concorrenti con la spada. Ci siamo. Però sono... Han finito? Arbitro, che fa? Arbitro, quanto manca? Un minuto manca. Un minuto, però ha finito tutto, dice, quindi che hanno faccio? Finito, hanno quindi, finito. Ci dia una fischiata così, tanto per simbolica, però sa indicare che le squadre hanno... Aia, ecco. No, ma parte. Aspettate, l'ultima squadra sta ancora finendo. Ah, ecco, quindi... Robby, ecco. Non mettere fretta allora, eh. No, no, c'è ancora tempo, la squadra può andare, tranquillo, la squadra di Pescara, se non sbaglio, direi che, se leggo bene, è Verbania, l'ultima... senza occhiali, non vedo veramente nulla. Roberto ha messo inutilmente fretta a Fabio. No, no. Vabbè, manca ancora qualcuno. Sì, manca ancora un tortellino, ma manca il tempo però probabilmente, perché mancano più 5 secondi, 4, 3, 2... Stop, in questo istante quindi finisce il gioco del tortellino nella roccia. Ah, è stata veramente una gara estenuante. Importante questa. Sì. Per fortuna che c'è il fil rouge, che comunque è uno dei giochi più semplici di questa gara, e il fil rouge dà la possibilità alle squadre a turno di riposarsi un attimo, anche perché i ritmi sono incalzanti e tutti i concorrenti hanno una grinta, stanno mettendo un impegno incredibile, e quindi complimenti a tutti indipendentemente dalla classifica. Facciamo un saluto a chi ci sta guardando a casa in questo momento, gli amici di TRC, diciamo dove siamo in diretta in questo momento dallo stadio di San Prospero e siamo con la sesta edizione di Italia Gioca, praticamente Giochi Senza Frontiere. Abbiamo, esatto, 14 squadre che rappresentano il territorio italiano in questo momento, che si affrontano in gare goliardiche, cioè vogliamo veramente solo che divertirci, solo che passare una serata insieme. È vero, io sono Arianna Bertoncelli, il mio partner è Roberto Trapani e noi siamo anche partner di Radio Bruno. Eh sì, e lo facciamo volentieri. Allora, tra poco il gioco di Pollicino. Ah, mi preparo, sì, sì. Io intanto chiamo le squadre di Pollicino e chiamo per il gruppo A Cagliari, corsia 1, Cartigliano, corsia 2, Dalmine, corsia 3, Firmo, corsia 4, Parma, corsia 5, e ora vi do anche la sesta. Con calma, non c'è fretta. Eh no, c'è, perché ho perso il foglio, quindi dovrebbe essere appunto, credo, in sesta, controlla tu gentilmente, Pescara in corsia 6. Ecco, Pescara corsia 6, penso. Spero di non avere sbagliato, però chiedo scusa, ma nella concitazione ho perso il foglio e mi mancava quello. Pescara, abbiamo Pescara. Allora, vengo subito a raccontarvi questo quinto gioco dal nome Pollicino. È un gioco che secondo me ci darà del filo da torcere, perché è anche una prova di forza molto tosta. Come funziona? I concorrenti, utilizzando una carriola, dovranno recuperare i
cubetti di mortadella, quindi un'altra eccellenza emiliana e proprio della bassa modenese, che andranno a formare un puzzle, perché su ogni mortadella ci sarà un'immagine e insieme tutte le mortadelle da raccogliere formeranno un'immagine. Ogni giro potranno recuperare massimo 3 cubetti da portare ai compagni, che dovranno completarlo. Ovviamente, come al solito, vince chi finisce nel tempo minore. I minuti a disposizione sono 4 e Robby, abbiamo già dei jolly. Sì, abbiamo dei jolly giocati da Pesco Pagano e Valdarno. Beh, quindi, vabbè, attenzione, che meraviglia! Attenzione, eccolo qui. La scamorza! Qui. Eccolo. È il calcio cavallo. Scusa! È il calcio cavallo podolico. Un calcio cavallo, mamma mia! Ci giochiamo il jolly, dai ragazzi! Forza! Bene. Allora, in bocca al lupo anche a loro, Pesco Pagano, che vedremo nella seconda parte del gioco pollicino. Adesso abbiamo Cagliari, Cartigliano, Dalmine, Firmo, Parma e Pescara. I ragazzi sono in posizione, io mi avvicino adesso, grazie ovviamente anche ai nostri tecnici di TRC, mi avvicino anche agli arbitri, perché se non c'è il loro via, noi chiaramente non possiamo muoverci, quindi siamo in attesa chiaramente del loro benestare. Ci sono gli arbitri che stanno parlando, ecco, fra di loro, non so se tutto è pronto, ho capito che le bandierine devono essere tutte alzate, quindi ancora pochi attimi e siamo pronti anche per questo quinto gioco. Allora, ci siamo? Siamo in posizione? Non ancora, in fondo c'è una bandierina rossa, quindi vuol dire che... 3 mortadelle massimo a giro, ok? Io attenzione, qua ho scritto 3, ecco, 3 attenzione, cubetti da portare ai compagni. Ok, stanno controllando se tutti i pezzi sono ovviamente a disposizione. C'è ancora una bandierina rossa, arbitro, quindi non possiamo dare lo start game. Quindi devono compilare praticamente questo puzzle. L'immagine poi andrà a formare il logo di Italia Gioca. Bandierine pronte? Ci siete? Siete pronti? Allora. 3. Falso allarme. È un falso allarme? Lei mi dice un 3 così e io ho capito, mi preoccupavo. Ripartiamo? Vediamo quando... Ok. Ma la bandierina dove ce l'hai? Niente, non ha la bandierina, ha fatto un cenno, però va bene così. 3, 2, 1... Eccoli qui, sono partiti con delle carriole. Ora devono prendere proprio questi pezzi. Wow, vedete? Mai questi... visto come fanno? Sono tecniche. Beh, praticamente facendo una specie di addominale basso, raccolgono con le gambe il cubetto di mortadella, poi alzano, lo passano alla seconda persona sulla carriola e via che vanno. Guarda tra l'altro la velocità di Dalmine in questo momento. Ora, perché sai, la complicanza non è solo prendere i cubetti e poi creare il puzzle, perché è vero, devono è vero creare questa immagine con i puzzle che i nostri ragazzi stanno portando. Non saprei dire chi è in vantaggio in questo momento, adesso mi sposto nella zona dei cubetti di mortadella, così iniziamo a capire chi sta recuperando tempo e chi invece è rimasto un pochino indietro. È molto difficile questa manche perché ci vuole una grande coordinazione. Spingere la carriola, riuscire a recuperare i cubetti, portare i cubetti, non è facile. E soprattutto anche andare a comporre il puzzle. Beh, tu considera anche che la persona davanti fa un po' come diciamo a Bagnale nella gara di canoa. Spiega, vai avanti, gira a sinistra, vai a destra, sono troppo corta, troppo lunga. Cioè, chi è dietro non solo porta la carriola, ma deve metterla in condizione di poter prendere il cubetto. Quindi non è assolutamente facile, Arianna. Io vedo Parma molto avanti, stanno componendo il puzzle in maniera molto rapida. Quindi Parma in questo momento, poi lo diciamo anche agli amici a casa, ma alle persone presenti che sono tante qui a San Prospero, ecco, il risultato potrebbe poi essere completamente... A Parma manca un giro! Ecco, dicevo, il risultato potrebbe essere completamente sovvertito poi, vuoi dagli esiti del Fil Rouge, vuoi dalle penalità a cui i nostri concorrenti potrebbero in questo momento incorrere. Noi magari non ce ne accorgiamo, ma gli arbitri assolutamente sì, sono lì preposti, quindi è tutto un lavoro di controllo. Ecco Parma è sul finale, eccolo qua!
non c'è nessun'altra che sta raggiungendo il secondo posto. Parma veramente grande vincitrice di questa manche. Ma sono bravi. Forza! Tutti però, Ecco, io ho bevuto perché ero in condizioni pietose. Ho dovuto bere un po' d'acqua perché giuro, veramente fa molto caldo, eh. Sì, anche io ho la bocca un po' secca. Adesso vado nella zona Fer Rouge. Ecco, Arianna si prepara già per il Fer Rouge. Amici, e qui siamo ancora con un po' di tempo a disposizione per quanto riguarda il gioco pollicino, dove i nostri amici devono comporre ovviamente il logo di Italia Gioca con tutti i cubetti di mortadella. Quanto manca, arbitro? Ascolta, questo tempo qui lo prolunghiamo fino a termine del gioco, perché diamo la possibilità a tutti di finirlo, tanto ci sono i tempi di finitura del gioco comunque. Ok, quindi questo tempo, questa gara non ha un tempo, cioè quando tutti hanno finito sarà quello il momento dell'end game. Ok, quindi c'è questo ecco, non c'è il tempo massimo, i giudici hanno stabilito che bisogna aspettare che tutte le squadre terminino il puzzle. Più o meno ci siamo, non è proprio il cubo di Rubik, quindi le difficoltà sono abbastanza limitate, ce la possono fare in breve tempo. Gli arbitri per ogni squadra prendono il tempo. Infatti, vedete che insomma più o meno le squadre hanno composto i loro puzzle e il logo di Italia Gioca si presenta davanti a tutto il pubblico, che è davvero tanto, e che salutiamo il pubblico presente questa sera in questa notte. Ciao a tutti, siamo in TV in questo momento, siamo su TRC in diretta e siamo a San Prospero. Sì. Come siamo messi? Posso partire con Fer Rouge? Sì, va bene, ti mando l'arbitro. Mandami l'arbitro, partiamo col Fer Rouge. Allora, in questa quinta manche le nostre principesse nel budello sono di San Prospero. Facciamo due chiacchiere per capire come vivono questa manche del Fer Rouge. Chi sei? Io sono Garru, capitano. Forza San Prospero, sempre! Sempre! Allora, questo gioco l'avete già preparato? O è la prima volta per voi? Non sappiamo neanche che cosa dobbiamo fare. No, quindi dovete entrare nel budello e poi arrivare fino alla fine. Però dovete essere più bravi dell'altra squadra. Ok, quindi dobbiamo andare? Nel budello. Nel budello. A buco. Sì, è tutto buco. Allora. Dai, a San Prospero, forza! Senti, allora io gioco in casa perché da genovese qui ho Ferrada di Moconesi, quindi ho quasi i miei concittadini. Ragazzi, come siete? Qui bisogna fare la Liguria, dai. Ci proviamo, dai. Noi ce la mettiamo tutta. Lo spirito di Cristoforo Colombo, andate a conquistare questa gara, va bene? In bocca al lupo a Moconesi, in bocca al lupo a San Prospero. Eccoci, e siamo pronti con i Fer Rouge. Allora, sono con Fabio che sta controllando le bandiere, sono entrambe verdi, direi che possiamo andare. 3, 2, 1. Who let the dogs out? Partiti! Sta entrando nel budello e anche Moconesi, non saprei dirvi. Ecco che San Prospero parte, stanno partendo. Poi è tutto un dire, perché un attimo basta uno che inciampi o basta un ritmo più veloce, come in questo caso Moconesi stava recuperando, però qualcuno è caduto e poi da lì si perde tempo. Quindi San Prospero, vedo che hanno un leader che sta ritmando e funziona questo metodo, perché arrivano primi! Arrivati! Incredibile! Cioè, non so se voi sentivate le voci dentro, sembrava na 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 na, come Full Metal Jacket, Ufficiale Gentiluomo, cioè si davano proprio il ritmo. Intanto è arrivata anche Ferrada di Moconesi. Allora, il Fer Rouge direi che si era giudicato sicuramente come tempo San Prospero, non so se è tra i più veloci, ma lo scopriremo tra poco. Beh, adesso allora andiamo a vedere un attimo la classifica del gioco precedente. Quindi abbiamo il nostro gioco
Il tortellino nella roccia. Il tortellino nella roccia. Abbiamo al primo posto Parma con 12 punti, San Prospero secondo con 22 punti perché ha giocato il Jolly, Dalmine con 10, Moconesi con 9, Cartigliano con 8, Valdarno con 7, Valcosa Meduna con 7, Cagliari con 5, Pesco Pagano con 4. Poi abbiamo Verbania con 3, Pescara con 2, Saviano con 2, anche se ha giocato il Jolly. E poi abbiamo Terracina e Firmo che invece hanno giocato il Ferrugia, quindi non pervenuti. Per quanto riguarda la classifica parziale, abbiamo in classifica generale San Prospero con 55 punti, Parma con 44, l'Emilia Romagna in questo momento sta viaggiando forte, Moconesi con 38, Cartigliano 36, Dalmine 34, Terracina con 31 punti, Valdarno 25, con 20 punti troviamo Valcosa Meduna e Firmo con 18, Pesco Pagano e Verbania con 17, Saviano con 12 punti ex aequo, Cagliari e Pescara. Ricordiamo però che in questo momento ogni classifica, seppur generale, è parziale perché mancano ancora 3 giochi, manca una seconda manche, quindi ancora non si può dire nulla perché potrebbe ribaltarsi completamente il risultato. E siamo pronti con il gioco pollicino, la seconda manche. Le squadre sono Pesco Pagano, Saviano, Terracina, Valcosa Meduna, Valdarno e Verbania. Allora, i ragazzi sono in posizione, io aspetto Fabio, naturalmente il nostro arbitro, pronto a dare il via. Aspettiamo il susseguirsi di bandiere verdi da parte ovviamente dei giudici di gara che sanciscono il buon esito dello start game. Ci siamo, non vedo neanche una bandiera, arbitro, io glielo dico. Eccole, sono laggiù in fondo. Quindi, ecco, che facciamo? Partiamo uguale. Partiamo? 3, 2, 1... Partiti! Ma velocissimo, velocissimo! In questo momento Saviano, devo dire, andranno a prendere qualche cubetto, sì, ah, ecco. Sono bravissime, probabilmente hanno una tecnica che prevede di partire prima a recuperare quelli in fondo e poi con le successive carriolate recuperare i primi. Ognuno ha la sua strategia, andremo a vedere sul finale quale sarà vincente. E bisogna dire che anche Terracina viaggia forte, ragazzi, guarda lì che roba, sembra una gara di Formula 1. Cambio, staffetta, ripartono. Senti, ma è una mia impressione o il nostro Fabio si è un po' ripreso, si è redarguito, è tornato nella tornato. Sua forma primordiale. Beh, diciamo che il nostro arbitro in questo momento ha veramente tanti occhi da tutte le parti praticamente, quindi deve seguire tante cose e ogni tanto deve fare insomma il suo compito. Allora, Pesco Pagano in questo istante in corsia 1, Saviano corsia 2, Terracina corsia 3, Valcosa Meduna 4, Valdarno 5 e Verbania 6. Riusciamo a capire già qualche cosa in più, Arianna? Mi sembra di vedere forse... Vado a vedere, mi dirigo nella parte finale del campo dove arrivano i cubetti di mortadella, ma soprattutto dove iniziano a comporre il puzzle, perché ecco, questa sfida non è solo difficile dal punto di vista tecnico, organizzativo, ma anche dal punto di vista di forza, di trascinare la carriola, di essere coesi come squadra e di essere veloci a costruire il puzzle. Beh, anche perché bisogna, io adesso non sono ovviamente sulla carriola, no? Però immagino che ci debba essere una strategia, da quello che spinge si deve fermare a un certo punto, cioè devono stabilire già prima che tipo di cubo andare a prendere. Ora per esempio, ecco, vedi, viene caduto un altro. Saviano è fortissimo, Saviano c'è quasi, ma vedo anche Terracina non molla. Vanno Saviano come e Terracina sono lì, gli ultimi. Ci sono gli ultimi cubi, da quello che Eccolo, vedo. Eccolo, Terracina! 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 Ricordiamo che questa gara non ha tempo, Questa gara non ha tempo, quindi e dovete... poi Saviano, è lì, è l'ultimo, eccolo, dai, tutte mettetelo! Tutte le squadre devono portare a termine il puzzle. E quello sarà il momento di chiusura, ovviamente. No, ma bravi tutti, davvero. Italia gioca, questa è la sesta edizione e l'Emilia Romagna in classifica parziale generale in questo momento sta andando bene con San Prospero e con Parma. Bisogna dire che insomma ci sono
Beh, insomma, tanta fatica da parte degli atleti e in questo momento delle squadre rappresentanti, però anche tanta gioia. Ci siamo più o meno? Abbiamo direi quasi che quasi tutte le squadre siano riusciti a concludere il puzzle. Ci siamo. Gli arbitri stanno controllando adesso, per esempio uno potrebbe aver messo male un cubo, quindi tutte le cose devono essere come è giusto che siano. E ci stiamo avvicinando praticamente al sesto gioco, uno sesto, dietro l'altro. Sì. Ecco, siamo veramente belli carichi, insomma non ci siamo fermati un secondo, quindi c'è tanta energia. Io ho anche energia, perso l'acqua, mi avevano dato una bottiglietta d'acqua. Ah, la vedo, è laggiù. Sì, è perché anche parlare, giuro, con il caldo, io immagino che chi fa le fatiche sono gli atleti. Ci no, mancherebbe. No, vero, però anche però, noi devo dire, lancio, quando ti arriva una lancia a nostro favore, è stata una serata tosta. Quando arriva la lingua felpata, dopo un po' insomma, non si riesce ad andare avanti, la famosa lingua alla Fantozzi. Ora io mi avvicino. Per quanto riguarda il sesto gioco, perché c'è un gioco acquatico, praticamente sì, è un gioco. Ricordiamo anche che appunto siamo qua a San Prospero per due motivazioni importanti, che sono ricordare anche i 10 anni del terremoto in Emilia, quindi una grande ripresa, ci stiamo rialzando come città e quindi siamo pronti come territorio più che come città. E poi anche per le eccellenze, 25 fra i vari prodotti del territorio, quindi DOP, IGP e soprattutto perché i giochi rappresentano queste eccellenze. Beh, è un bel modo anche per con onore, nel senso, perché con piacere possiamo dire che l'Emilia Romagna, anche adesso il presidente Bonaccini è arrivato dagli Stati Uniti a rappresentare quelli che sono i nostri prodotti, le eccellenze del nostro territorio, e siamo veramente numeri uno nel mondo e vantiamoci un po', è perché vero. Abbiamo motivo, no? Forza Italia! Eccolo, quindi bravi per quello che fanno, poi tutto il lavoro dell'agroalimentare, tutte le strutture, tutte le aziende che operano. Beh, sicuramente in questo territorio è la nostra fonte primaria di sostentamento. È vero, quindi andiamo, dai, sesto gioco. Sì, ci siamo e siamo con il gioco La carica dei cotechini. La carica dei cotechini. Ecco, io mi avvicino adesso. Io sono pronta a spiegarvelo. Sì, intanto allora, la carica dei cotechini, quindi un'altra eccellenza della bassa modenese, parliamo del cotechino che è buonissimo da mangiare e vediamo come sarà rappresentato anche in questa manche. Bene, i concorrenti dovranno attraversare la piscina, quindi nuovamente un gioco nella nostra piscina con l'acqua, fino a raggiungere i salvagenti che dovranno indossare. Ad ogni giro si aggiungerà un salvagente fino ad arrivare all'ultimo concorrente che dovrà tagliare il traguardo indossando 6 salvagenti. Sembra facile perché non lo è, i 6 salvagenti arrivano quasi a coprire la visuale, devono essere inseriti nel modo corretto, quindi che vinca il migliore. Allora, io intanto ho bisogno di fare una comunicazione di servizio, ne approfitto perché la faccio ovviamente. Il controllore della corsia di Moconesi nel gioco dei cubetti, se può venire gentilmente qui, sì, delle cassette, della cassetta, ok? Quindi il controllore della corsia di Moconesi della cassetta, gioco della cassetta, se può venire qui a dire qualcosa, ecco, ha bisogno di arbitro lei. A rendere conto di quello che ha fatto, cioè, quindi il giudice ha bisogno. Allora, siamo con la carica dei cotechini, chiamiamo il gruppo A: Pesco Pagano corsia 1, San Prospero corsia 2, Terracina corsia 3, Valcosa Meduna corsia 4, Valdarno corsia 5, Pescara corsia 6. C'è qualcuno che vuole giocare il jolly? Quindi lo chiedo subito all'inizio per vedere se c'è qualche atleta pronto a mostrare lo stemma, l'araldo della città che rappresenta. Sembra di no. Quindi a questo punto noi potremo, se il giudice Fabio è d'accordo, potremo iniziare a dare il via a questo gioco che è proprio la carica dei cotechini. Quanto tempo ha a disposizione per la carica dei cotechini? 3 minuti, quindi è il gioco più veloce che abbiamo nella gara in questa Italia Gioca. 3 minuti, io mi avvicino intanto perché seguo quelle che sono tutte le indicazioni che vengono dai cronometristi, dai giudici di gara e dal nostro giudice assoluto e supremo. Allora, bandierine verdi ne vediamo? Vediamo. 1, 2, 3.
Eccola, quindi ci siamo? Possiamo andare? 3, 2, 1. Eccoli che partono. Andiamo a vedere come consiste questo gioco, perché una cosa è spiegarlo, una cosa è vederlo. Vederlo chi è qui con noi come ospite di questa bellissima manifestazione e anche chi ci sta seguendo invece su TRC. E qui sarà divertente vedere tutti i nostri ragazzi con più salvagenti, eh? Move it. Per quanto riguarda il gioco del Fil Rouge, si preparino Parma e Saviano. Tre minuti di tempo per questo gioco, scivolano tutti. Guarda, fidati che secondo me è uno dei più insidiosi, perché è complicato. Pensa quando diventeranno sei salvagenti, e secondo me non si riuscirà neanche più a vedere la strada. Vabbè, infatti già riuscire così sono bravissimi. Mantenere l'equilibrio è qualcosa di unico. E sono sei quelli che devono portarne. Poi controlliamo il tempo, perché il tempo poi è fondamentale. Sì, dovrebbe... cinque. Eh sì, anche perché penso sia umanamente impossibile, poi con sei non c'è posto per la testa, secondo me. Che faticaccia, mamma mia, che faticaccia. Questo è davvero tosto. È davvero tosto. Arbitro, quanto manca? Metà tempo. E siamo già a 4. Terracina sta andando forte, 4 anche per la squadra di San Prospero, Pesco Pagano. Attenzione che ora arriva il difficile, eh? Vedo che ci sono dei concorrenti che sono stramazzati al suolo, non si vogliono più rialzare. Ma non è facile, ragazzi, con 5 non voglio dire che è impossibile. Una cosa è certa, se dovessero cadere nell'acqua con tutti i salvagenti non annegano. Questo lo do di per certo. Mai potrebbero. Siamo quasi all'ultimo giro. San Prospero, direi, se siete d'accordo. Non mi sembra che no, anche Terracina è già andato. Bravissimi. Come andiamo, Robby? Dimmi qualcosa ma di più. Sono incredibili, non so come facciano con tutti questi salvagenti a mantenere l'equilibrio. Attenzione, perché se si scivola è un disastro. State attenti, è difficilissimo questo gioco. Bravi, direi San Prospero, direi, come velocità. Non sono convinto, poi aspettiamo l'ufficialità da parte ovviamente del personale preposto, però davvero bravi, no, meravigliosi. Stop, end game. Attenzione, 3 minuti scaduti. Robby, chi sembra essere arrivato per primo, così a una prima occhiata? Direi San Prospero, però aspettiamo conferma. Terracina, eccolo qua, Terracina. Quindi Terracina sembra essere il più veloce, ma come abbiamo sempre detto, poi tutto va rivisto da parte dei nostri giudici, con penalità, non penalità, se hanno fatto bene, se non hanno fatto male. Alla fine poi in classifica generale andremo a scoprirlo. Pronti bene, per il Fil Rouge? Intanto, mentre si preparano per la seconda manche, qua c'è il nostro gioco Fil Rouge. Ci sono pronte le principesse, pronte a entrare nei budelli. Qua abbiamo Saviano. Ciao cara, siete pronti? Carichi. Come ti chiami? Daniela. Allora, Daniela da Saviano, dovete entrare nel budello e battere il tempo. Questo gioco lo conoscete, come ve la sentite? Ci siamo allenati, quindi spero vada bene. Sì, andrà bene. Dai, forza! E dall'altra parte invece c'è Parma! Sì, io sono con Parma e vediamo che cosa hanno preparato i ragazzi. Avete visto cosa hanno fatto gli altri? No, ci siamo preparati, lo faremo al meglio delle nostre possibilità come tutti gli altri giochi e... speriamo bene. Speriamo bene. In bocca al lupo anche a Parma, ragazzi. Aspettate un secondo perché manca una bandierina a Parma. Sì. Abbiamo una bandierina da Saviano verde. Parma è ancora rossa, quindi qualche secondo, sta controllando il tecnico che tutto sia regolare. Verde, siamo pronti? 3, 2, 1... Partiti in questo momento, qui sono velocissimi per raggiungere questo, lo diciamo per chi si fosse sintonizzato da poco anche in televisione, devono raggiungere
questo sacco, questo enorme sacco, questo budello, e all'interno di questo budello iniziare a roteare, a correre più velocemente verso la parte opposta del campo. Non è facile, ho notato, siamo già al sesto Ferrouge, che è la cosa più difficile, è avere un metodo veloce, una strategia vincente per entrare nel budello. Ecco, vedo che si arenano tutti nell'entrata nel budello. Poi dopo ci vuole un po' di fortuna e qualcuno... Parma viaggia, eh. Che qualcuno non cada. Parma vedo... viaggia, attenzione, no, Saviano, perché sono... Saviano! Dai! Parma! Saviano! Incredibile, velocissimi. Bravi. Bravi, bravi, bravi. Intanto di là la seconda manche è già pronta, noi aspettiamo come al solito la classifica che ci Eccola dà qui. Un'idea. Ecco, quinto questo è il gioco, i cubetti di mortadella. Policino, abbiamo Terracina al primo posto con 12 punti, Valdarno con 22, ha giocato il jolly, Saviano con 10, Pesco Pagano con 18 perché anche lui ha giocato il jolly, quindi anche il secondo, Cartigliano 8, Dalmine 7, Valcosa Meduna 6, Verbagna 5, Cagliari 4, Pescara 3, Firmo 2, Parma 1 e San Prospero e Moconesi che invece hanno giocato il Ferrouge. Pronti per la classifica provvisoria generale con 55 punti ancora San Prospero in prima posizione, Valdarno però supera Parma con 47 punti, Parma con 45, Cartigliano 44, Terracina 43, Dalmine 41, Moconesi 38, Pesco Pagano 36, Saviano 27, Valcosa Meduna 26, Verbania 23, Firmo 22, Cagliari 16 e Pescara 15. Beh, questa classifica sta diventando sempre più definitiva perché i giochi sono pochi, ne manca un altro e mezzo, quindi ma poi manca poco. Il Ferrouge va a sconvolgere tutto, quindi... È vero, perché del Ferrouge ancora non sappiamo nulla. Allora, intanto per quanto riguarda il gioco alla carica dei cotechini, siamo con la seconda manche, abbiamo il gruppo B in corsia 1 Cagliari, corsia 2 Cartigliano, corsia 3 Dalmine, corsia 4 Firmo, corsia 5 Moconesi, corsia 6 Verbania. Andiamo subito a intercettare Fabio che non ci scappi. Eccolo, controlliamo lì, le bandierine che sono fondamentali e poi partiamo con la seconda manche. Allora, i controllori sono in posizione, le bandierine sembrano tutte verdi, io non vorrei dire cose che non sono. Ci siamo? 3, 2, 1. Partenza! E questo abbiamo detto è un gioco davvero difficile. I giocatori devono attraversare la piscina, indossare un salvagente, portare indietro il salvagente, passare il salvagente e ogni giro, ogni concorrente che va avanti nella manche deve aggiungere un salvagente. Questo porta a quota 5 e soprattutto i salvagenti diventano ingombranti e questo è un gioco di velocità. Eh sì, ma anche di tanto equilibrio, perché vi assicuro che già camminare normalmente in piscina scivoli, pensate con addirittura dei salvagenti, cioè con un ingombro del genere diventa davvero molto ma molto difficile. Intanto ringraziamo anche gli amici di TRC, tutte le persone che ci stanno guardando da casa in questo momento, magari tranquilli, sereni, con un condizionatore, con un ventilatore, con un ventaglio. Ma soprattutto ringraziamo il nostro pubblico, fatevi sentire, San Prospero! Ci sono tante persone che sono venute qua a vedere questa bellissima manifestazione, a prescindere dalla squadra, è una bellissima gara all'insegna del divertimento e della leggerezza. È vero, e Dio protegga chi ha inventato l'autan, nel senso che sono quelle serate dove proprio dici vabbè, ma sei un grande figliolo caro. Guardali come già sono 4. Carichi, sono già al quarto, ne manca già uno. Quarto. Siamo Cartigliano... già addirittura d'arrivo. Sta andando forte Cartigliano, eh? Attenzione perché sono veramente belli tosti. Partenza. Bello. Attenzione ragazzi. Attenzione, a volte la velocità non aiuta. Bravissimi, veramente. Anche alzare le gambe, secondo me, per valicare il bordo della piscina diventa quasi un'impresa con così tanti. 5 salvagenti vedo. Ne vedo già 5, Cartigliano, ci siamo quasi, ma anche va bene anche Cagliari.
Forza ragazzi, forza. Guarda, guarda come viaggia con 5. Pazzesco. Abbiamo 3 minuti come tempo massimo per questo gioco. Ancora 30 secondi. Ancora 30 secondi. Vediamo chi arriva prima. Ok. Complimenti vivissimi. Bravi ragazzi, perché non mollate niente. Grande spirito di squadra. Attenzione, tra poco c'è il fischio. State attenti. Quanto manca? Poco, poco. 7. 1. Stop. Fine. Fine anche del sesto gioco. Beh, 3 minuti volati, ma una fatica. Io veramente, guarda questi ragazzi. Che fatica, bravi, bravi ragazzi. È incommiabile quello che state facendo e grazie veramente perché ci state facendo divertire, che è la cosa più bella. Ed è tutto per quanto riguarda il gioco della carica dei cotechini. È vero. Ecco. Siamo addirittura d'arrivo, Robby, manca l'ultimo gioco e poi finalmente scopriremo chi si porta a casa la vittoria di questa sesta edizione qui a San Prospero. Allora, poi tra poco dovremo prendere un po' di tempo perché quando finiremo ovviamente tutti i giochi Fil Rouge ci sono tutti i cronometristi che vanno a lavorare, vanno a mettere insieme tutti i dati, c'è il giudice che controlla le penalità e avremo la tempistica che sancirà il vincitore di questa sesta edizione. Magari avremo anche l'occasione di fare due chiacchiere con qualcuno, sì, e insomma raccontarcela un attimo anche le impressioni, perché è vero l'ansia della gara, ma anche quando scende l'adrenalina che si è più a mente lucida si può raccontare qualcosa di più dell'esperienza che si è appena vissuta. Una cosa che io ho vissuto oggi pomeriggio che mi è piaciuta tantissimo, quando eravamo qui durante le prove c'erano tutte le squadre nelle tribune, no? Dove c'era la spiegazione, certo, dei giochi, e battevano sempre le mani, giocavano, avevano voglia di ridere, non c'era nessun tipo di divisione, cioè sono squadre e colori solo perché ci servono tecnicamente per i giochi, oltre... ma sono persone che vogliono divertirsi e che stanno facendo del divertimento e della gioia veramente di vivere l'estate un bellissimo modo di vivere. Quindi grazie a tutti i concorrenti e lo diciamo veramente grazie per farci vivere queste emozioni e per essere qui da noi in questa serata. Siamo contenti anche di non aver visto delle brutte scene, magari anche di concorrenza sleale, perché sono stati tutti carini. Beh, non si sa mai, e anche nelle competizioni più leggere, come dicevamo, si può vedere di tutto, quindi abbiamo veramente la fortuna di ospitare dei concorrenti molto educati e che hanno preso questa manifestazione con lo spirito giusto. Credo che esserci sia la vittoria. Andiamo a questo avanti. Punto, il matto con gli stivali, questo è il settimo ed ultimo gioco, poi ci sarà il Fil Rouge e poi scopriremo tutto. Esatto, allora il matto con gli stivali, non so se anche il matto debba essere presa come l'eccellenza del territorio modenese, chissà. Però il gioco consiste in questo: i concorrenti dovranno cercare di recuperare più velocemente possibile l'acqua da infilare nella tuta del proprio compagno, che sarà l'addetto a trasportarla. Vince chi porta più acqua nel minor tempo possibile, 4 minuti e insomma che vinca il migliore. Allora, per quanto riguarda il gruppo A, in corsia 1 troviamo... Mi ha cambiato tutto? Come lo potevo dire prima, no? Cioè, ho capito. Allora, in corsia 1 abbiamo Cagliari... No. Ah, giocano i Jolly. Ah, Cagliari, Terracina, Parma, Moconesi, giocano il Jolly. Eccolo qua. Ed era l'ultimo gioco, sennò che se ne fate. Quindi per forza di cose. Allora, in corsia 1 Cagliari, corsia 2 Cartigliano, corsia 3 Dalmine, corsia 4 Firmo, corsia 5 Moconesi, corsia 6 Parma. Questo è un gioco molto particolare, anche molto divertente. Sempre oggi, quando l'abbiamo visto nelle prove, a un certo punto i concorrenti dovranno
avranno questi pantaloni da pescatore praticamente, molto larghi, e dovranno essere riempiti d'acqua da parte dei loro compagni che arriveranno loro con questi però, secchi pieni. Scusami, vedo anche dei secchi. Sì, sono questi secchi che poi devono essere rovesciati all'interno di questi pantaloni. Poi la persona con tutti i pantaloni va presa capovolta dai compagni di squadra e devono andare a raccogliere il più possibile delle tine. È bellissimo. Bellissimo. Quindi sicuramente c'è da divertirsi ed è un gioco tra l'altro molto impegnativo. Anche in questo caso è un gioco impegnativo e con l'acqua, quindi abbiamo due giochi acquatici di seguito e poi il Fil Rouge. Senti, sì. Arianna, se sei d'accordo, noi ci avviciniamo più verso la parte, diciamo, dove possiamo assistere, andiamo, lo diciamo Robby, anche il nostro operatore, e ci avviciniamo verso la parte dove andremo a vedere la cosa più divertente, che è quando riempono d'acqua i pantaloni dei nostri concorrenti. Guarda, non vedo l'ora di vederlo, e tra l'altro anche il fatto che la preparazione di questo gioco sia quella un pochino più gravosa, ecco, ci promette un grande spettacolo, secondo me. Li vedo entrare in queste mute, è già divertente così, chissà, secondo me sarà un gran finale. Intanto li potete vedere magari in anteprima, non so se riusciamo con il nostro operatore. Guardate, ecco, vi faccio vedere più o meno com'è questa tuta, quindi potete immaginare tra poco questo signore sarà completamente lei è pronto per essere ecco. Cosa fa, cosa inquadra, ma insomma anche lei che cosa ha inquadrato? Che cosa state facendo? No, sentivo il pantalone. Vabbè, che l'orario è giusto, no, ormai i bambini sono andati a letto. Ho capito, ma sa com'è, uno non sa. La natura è natura, ecco, Robby. Ci siamo. Allora, Cagliari, Cartigliano, Dalmine, Firmo, Moconesi e Parma sono in posizione. Attenzione perché, ricordiamo, San Prospero al momento nella classifica parziale generale è in vantaggio. Vedo le bandierine da battere. Le bandierine. Vediamo. Ancora le bandierine verdi, alzatevi bandierine verdi, ne manca ancora una e eccole, sono tutte pronte. 3, 2, 1, partenza! Sono partiti in questo momento, guardate, vanno a raccogliere l'acqua, poi arrivano con questa trave, con i due, come posso dire, questi contenitori, questi due barattoli, i due secchi, colmi d'acqua. Ecco, guarda, adesso devono riempire la tuta dei nostri partecipanti, e chiaramente c'è un tempo di 4 minuti se ricordo poi, bene, poi come no? Vedi Robby, ognuno anche qua ha la sua strategia, c'è infatti, chi aspetta, guarda vedi, non so se lo potete vedere sì, da casa sì. Però come vedi c'è chi aspetta di riempirsi di più e più secchiate e chi invece fa avanti e indietro. Sì, diciamo che ogni squadra è libera di scegliere quale tecnica migliore. Ecco, guardate se i nostri amici di TRC riescono a vedere adesso, guardate cosa combinano, ecco, vedete, voilà, esce di tutto da questo. Stanno espiando i loro peccati. Questo è l'amico di Cagliari, ovviamente le loro tecniche, le loro tattiche. Robby, ma è divertentissimo, è il gioco più bello della serata. Poi diciamolo, insomma, con questo caldo secondo me chi ha il pantalone potrebbe divertirsi. C'è un momento di confusione da parte del concorrente di Cagliari che da solo sta decidendo di lanciarsi. Gli hanno tolto il cestino, eccolo. Era un no suicidio. Ma è bellissimo, ma io mi diverto un casino. No, ma quanta acqua che tratteneva. Sì, sai, sono due barattoli alla volta, poi dipende se gliene danno due, gliene danno quattro, a seconda delle tecniche, delle tattiche che i nostri amici stanno adottando. Non sappiamo in questo momento, non siamo in grado di poter dire quale squadra è in vantaggio l'una sull'altra. Di certo possiamo vedere che l'acqua viene con questi imbuti viene travasata dentro dei container più grandi. Devo dire che secondo me, Robby, è meglio non saperlo, anche perché è l'ultimo gioco, così abbiamo un po' anche l'effetto sorpresa di chi possa aver vinto questa bella manifestazione. Sì, io vedo veramente litri e litri d'acqua, cioè pazzesco. Ma come fa a tenerla tutta dentro questa tuta? Non capisco dove la metta. Adesso vediamo, io non so da quanto siano quei contenitori, probabilmente 18-19 litri l'uno, almeno quello, il primo. Quindi potete immaginare, facendo due o tre conti, quanta acqua stanno trasbordando i nostri concorrenti delle città di Cagliari, Cartigliano, Dalmine, Firmo, Ferrata di Moconesi, o Moconesi e Parma, e sono qui. Forza ragazzi!
Intanto i giudici seguono il corretto svolgimento del gioco, perché comunque ci sono delle regole che vanno seguite, che i concorrenti sanno e soprattutto i giudici. C'è magari anche un coefficiente di difficoltà superiore che è l'imbuto, ecco. Non li aiuta perché è lento e vedo che stanno avendo difficoltà nel far scendere l'acqua immediatamente. Intanto vado dall'arbitro, se trovo Fabio adesso, era qui ma mi è scomparso. Questo arbitro è... Cerchiamo subito Fabio, allora, che è prezioso. Quanto tempo abbiamo ancora? Ecco, io mi avvicino a lui, dovremmo essere più o meno a metà del gioco. Ricordiamo che 4 sono i minuti a disposizione delle nostre squadre. Mezzo minuto, 30 secondi alla fine. Forza, 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 forza. Avanti. Sono stremati. Forza. Ultimi secondi. Potrebbe essere la manovra vincente. Forza. Ultimi litri. Ultimi litri veloci. Pochi secondi. Stop. 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 Oh, allora, è stato estenuante, è stato molto duro, i concorrenti sono veramente, veramente stremati, però bello, io vedo che ci stiamo un po' divertendo tutti. So che Arianna probabilmente è già andata in zona fil rouge. Sono già qui, siamo pronti perché questa è l'ultima manche di fil rouge, quindi comunque una manche importante, perché dobbiamo ricordare che quelli che sono i risultati del fil rouge ancora ci sono totalmente ignoti e sono quei risultati che potrebbero in qualche modo cambiare e ribaltare la classifica che abbiamo conosciuto finora. Quindi ancora c'è tutto da scoprire e ancora tutto da giocare. Arianna, abbiamo con noi? Abbiamo Pesco Pagano e Pescara. Io sono da questa parte con i ragazzi di Pescara. Siete carichi? Yes! Questa gara come la vivete? Si stanno nascondendo. Chi c'è qua con me? Chi viene a parlare con me? Chi sei? Beh, cerchiamo di fare il meglio, siamo ultimi, cerchiamo di non finire l'ultimo. Ma chi se ne frega, siete ultimi, fino alla fine, senza mollare. Sì, 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 no, come la Juve. Come la Juve dice, va bene. Allora, invece gli amici di Pesco Pagano, che posizione avete? Loro sono ultimi, voi? Noi non ultimi, è il nostro primo obiettivo e credo che finora ci stiamo riuscendo. Raggiunto, alla grande. Fabio! Allora, questa gara è impegnativa, attenzione, vi raccomando. Siamo un po' pelati tu e io, abbiamo dei segreti, i famosi segreti trapelati, ecco. Senti, siamo pronti, Roberto, non manca il giudice. Ma cosa stai dicendo? Ho detto una sciocchezza. Questa era proprio una cavolata delle tue. Abbiamo perso Fabio e purtroppo non riusciamo a far partire l'ultima manche di fil rouge. Allora Fabio, se ci sei, batti un polpo, fai come i pescatori. Eccoci qua, intanto salutiamo sempre gli amici a casa di TRC, buona serata, salve. Questo è l'ultimo fil rouge, quindi è l'ultimo momento che hanno le nostre squadre per sapere quanti punti o meno potrebbero aggiungersi nella classifica. Ma la tranquillità di Fabio che arriva con la sua corsetta tipo marcetta, così come una principessa nel budello. Eccola qui, è proprio la principessa nel budello, è protagonista. Allora ci siamo, la gara ha un... tempo massimo di 3 minuti, ma di solito in 1 minuto e mezzo, insomma, più o meno riuscite a portare a casa il tutto. Dovete infilarvi dentro questo sacco gigantesco e raggiungere l'altra metà del campo. Pronti? 3, 2, 1. Partiti. Parlavo con l'amico sardo, partiti! È uscito fuori partito io, eccoci qui. Sono in vantaggio. Vabbè, adesso si stanno infilando nel sacco. Pesco quindi... Pagano. Ecco, sì, forse Pesco Pagano. Ma lo vedo subito, ti ho già spiegato che ormai sono diventata un'esperta di questo gioco, di fil rouge. L'entrata nel sacco è determinante. Poi sicuramente c'è un fattore di fortuna, ma l'entrata nel sacco è tutto e vedo che da Pesco Pagano stanno già per partire. Anzi, partono! Sì, poi quello che è importante è non... incespicarsi, perché ne basta uno
che insomma appoggia male il piede, che prende il tessuto tra le gambe ed è finita, cioè, e trascina tutti a terra. Io ringrazio anche gli operatori steady, cioè gli operatori con a spalla, stanno lavorando veramente tanto, stanno facendo chilometri in questo momento. Se, vi faccio sentire il rumore. Dai ragazzi, forza, non mollate! Uno dei fil rouge più lenti di questa serata sarà anche la stanchezza, che non gioca a loro favore perché si è fatta una certa, come si dice, sì. Però li vedo un po' rallentati. È vero, loro hanno detto vorremmo arrivare non ultimi, diciamo che potrebbero vanificare questo loro intento con questa performance. Forza non... Pescara, dai! Pescara ce la sta facendo, sta arrivando Pescara. Eccoli! Ecco che hanno preso il ritmo, hanno preso il ritmo Pescopagano. Eccolo, hanno preso il ritmo. Forza ragazzi, dai! Sì. Su! Meglio tardi che mai, Robby, si dice, vero? Eh sì, beh, ci siamo adesso. Questo era l'ultimo fil rouge di questa sesta edizione di Italia Gioca. E siamo anche per chiudere a questo punto la fase dei giochi con la seconda ed ultima manche del gioco, il matto con gli stivali. Io abbiamo... però Robby sto aspettando come al solito la nostra classifica, quindi per il sesto gioco la carica dei Codechini, Dalmine al primo posto con 12 punti, Terracina con 11, Cartigliano con 10, San Prospero 9, Moconesi con 8, Firmo 7, Valcosa Meduna con 6, Cagliari 5, Pesco Pagano con 4, Verbania con 3, Valdarno con 2, Pescara con 1, Parma e Saviano che hanno giocato il fil rouge. Nessun jolly. Vediamo la classifica generale. San Prospero in vantaggio con 64 punti, Terracina 54 ex aequo con Cartigliano, a 53 Dalmine, quindi sono tutte lì, Valdarno 49, Moconesi 46, 45 per Parma, 40 per Pesco Pagano, Valcosa Meduna 32, Firmo 29, Saviano 27, Verbania 26, Cagliari 21, Pescara 16. È davvero una bellissima gara e questa seconda manche potrebbe davvero creare. Siamo pronti per il matto con gli stivali, quindi la seconda manche, gli ultimi 4 minuti prima di chiudere ufficialmente questa competizione nel gioco più divertente che abbiamo visto questa serata. E abbiamo il gruppo B, corsia 1 Saviano, corsia 2 San Prospero, corsia 3 Terracina, corsia 4 Valcosa Meduna, corsia 5 Valdarno, corsia 6 Verbania. Dai, andiamo a vedere cosa succede. Andiamo, seguici con la cam. Dov'è Fabio? Eccoci. Fabio, siamo pronti! Noi siamo pronti, le bandierine ci sono. Aspettiamo la nostra telecamera per lanciare l'inizio del gioco. Tutte le bandierine sono alzate e sono verdi. 3, 2, 1... Via, partiti! E questo è l'ultimo momento gioco di questa nostra serata. Poi andremo ovviamente a fare tutti i conti per scoprire poi in classifica generale se rimarrà insomma San Prospero la squadra che al momento è in vantaggio, ma dopo bisogna sommare penalità, punti, insomma tutto quello che serve. Chissà quanti litri, poi questo lo andremo a scoprire ovviamente più avanti, chissà quanti litri andranno a riempire i nostri contenitori, questo da parte ovviamente delle squadre che stanno partecipando al gioco il matto con gli stivali. Tanto noi ci stiamo preparando anche per i saluti finali, per tutte le cose, abbiamo da ricordare tanti sponsor che ci hanno ovviamente aiutato. Ringraziare nuovamente il sindaco, ringraziare tutte le persone che hanno collaborato e reso possibile questa manifestazione, e non solo le squadre che hanno partecipato con tanta grinta e determinazione. E poi ancora un grazie anche a San Prospero per la sesta edizione, ancora un grazie a tutte le realtà che sono qua, a TRC, a Radio Bruno, ma appena terminerà questa manche andremo nello specifico. Ecco, tra l'altro stavo parlando adesso con un responsabile cronometrista, siamo in grado di darvi già la classifica del fil rouge. Quindi al termine di questo gioco, al termine di questa seconda manche,
già avremo un primo dato significativo che ci permetterà di capire come il Fil Rouge potrà o meno spostare gli equilibri. Beh, sicuramente ancora... Robby. Sì. Perché del Fil Rouge non sappiamo nulla e sarà, potrebbe essere una doccia fredda. Eh sì, lo scopriamo tra poco al termine del matto con gli stivali. Andremo proprio subito in zona classifica a scoprire. Sentiamo? 2 minuti e 5, quindi mancano ancora 55 secondi? No, 1:05. Ah, ecco. Questo è un gioco da 4, ormai è tanto che stiamo parlando, iniziamo a perdere colpi. Ci siamo però. Guardate, io le squadre sono già in posizione per la classifica del Fil Rouge. Ti lascio insieme a Fabio per chiudere l'ultima manche di questo bellissimo gioco, il matto con gli stivali. Sì, anche in questo caso non siamo in grado di potervi dire quale la squadra ha raccolto più acqua, e questo è uno di quei giochi, però vista la classifica ho visto che ci sono squadre che addirittura hanno dei distacchi di 1-2 punti l'una dall'altra, quindi è veramente tutto in divenire, e il punteggio di San Prospero potrebbe non bastare se la loro performance nel Fil Rouge non è stata all'altezza. Questo lo andremo ovviamente a scoprire tra poco, Intanto sto facendo una foto. Grazie a voi ragazzi. Pesco sì. Pagano, carichissimi, loro hanno terminato la loro gara. Eh sì, adesso siamo un po' tutti pronti e anche desiderosi di sapere chi si aggiudica questa sesta edizione di Italia Gioca, Giochi Senza Frontiere, un'edizione da favola a San Prospero in Emilia Romagna, che rappresenta bene insieme a Parma, in questo caso dicevo proprio la regione Emilia Romagna. Bravi tutti, poi i ringraziamenti li faremo tra poco, ma è stata veramente un'edizione molto bella. Ci siamo quasi. Quanto manca, Robby? Lo dice l'arbitro. 15, ci siamo, eh? Attenzione, 5. Fine! Stop, è finita in questo momento la gara, è finito il matto con gli stivali, ma sono finiti proprio i giochi. Ora a questo punto è tutto va rivisto. Facciamo un applauso davvero a tutte le squadre partecipanti, a tutti gli atleti che sono qui, indipendentemente da chi arriverà in prima o in ultima posizione. Diciamo che questi sono solo dati statistici, in realtà i vincitori sono tutti qui presenti, tutte le persone che hanno deciso di passare questa serata insieme a divertirci. Quindi... Bravi tutti davvero, siamo qua davanti allo schermo che stiamo aspettando i risultati del Fil Rouge. È importante perché davvero è l'unica gara che non ci ha dato sapere nulla, quindi potrebbe cambiare, ribaltare completamente le classifiche. Andiamo a vederla. Quindi Fil Rouge, la principessa nel budello, abbiamo San Prospero al primo posto con 14 punti, Saviano con 13 al secondo posto, Parma 12, Cagliari con 11, Terracina con 10, Moconesi con 9, Dalmine con 8, Verbania con 7, Valcosa Meduna con 6, Valdarno 5, Firmo 5, Pesco Pagano 3, Pescara 2, Cartigliano 1. Allora, questo era il risultato del Fil Rouge. Ora non so se siamo già in grado di poter dare ancora una parziale, ma forse no. Aspettiamo appunto la finale, se siete d'accordo. No? Sto cercando di intercettare sguardi amici di qualcuno. Intanto, che possa darci qualche info maggiore. Guardate che bello, in questo momento i ragazzi di tutte le squadre sono in piscina, TRC in questo momento li sta proprio inquadrando, sono in piscina che si stanno giustamente facendo bellissimo. Un bagno ristoratore dopo tutta la fatica, ed è bellissimo, ed è veramente una cosa che bravi fa tutti, onore. Ragazzi, grazie un ragazzi a voi, grazie. Si stanno facendo gavettoni. Allora, innanzitutto noi ringraziamo anche diciamo tante attività e aziende ed enti che hanno permesso il buon esito di questa sesta edizione di Italia Gioca. Sì. Ringraziamo il comune di San Prospero, ovviamente, che ha ospitato questa sesta edizione di Gioca Italia. Circolo Anspi di San Pietro. Croce Blu di San Prospero, grazie. Protezione Civile. Wisp Mod
Modena. ASD Bimbi Sperduti. Polivalente San Prospero. Pro Loco San Prospero. Poi abbiamo anche degli sponsor che hanno reso possibile tutto ciò, che hanno deciso di investire su questa bella manifestazione e quindi vale la pena ricordarli. Certo, e sono il Salumificio Mac Palmieri, il Consorzio Parmigiano Reggiano, UAM Group, Generon, Special Formaggi, CLM, Zanasi Alfio, ACR Reggiani, Toyota DNG Motors e Smurfit K. Poi abbiamo Conad San Prospero, Goldoni Infissi, Modena Funghi, Arredo Color, Sinergie, Ermatec, Valmatic e Quaiotti. Quindi grazie davvero, perché senza tutto questo supporto dagli sponsor e non solo, non sarebbe stata possibile questa bella serata che ci ha uniti tutti sotto alle stelle. L'abbiamo salutata all'inizio, ma tante persone magari non erano sintonizzate, ora sì, ed è qui con noi, è proprio in tribù. Giulia Ghiretti da Parma. Pensate, Giulia Ghiretti è la campionessa di nuoto paralimpico. Hanno finito adesso proprio le Olimpiadi dal 12 al 18 giugno in Funchal a Madeira, e la nazionale paralimpica ha raggiunto il record di 63 medaglie, sono totalmente campioni del mondo: un oro nei 100 metri rana SB4, un argento nei 200 misti S5, un argento staffetta mista, un bronzo staffetta stile. Una campionessa che è qui, che ama lo sport, che fa sport e ce lo fa vivere, ci fa emozionare. È vero, grazie a lei, Giulia. A tutti quelli che hanno partecipato, siamo campioni, quindi veramente grazie. Ancora grazie al sindaco Sauro Borghi che ci ha veramente accompagnato. Adesso arriverà. Poi chi abbiamo ancora? Il presidente di Italia Gioca è qui. Chi è? Vieni, ciao. Presidente. Come ti chiami? Andrea, anche un cognome però. Allora, abbiamo Andrea Sassolini, ti passo il mio microfono. Allora, Andrea, è stata una bella edizione, indipendentemente da chi andrà a portarsi a casa il trofeo. Assolutamente, ci tengo a ringraziare l'amministrazione comunale che ha ospitato questo grande evento, questa ripartenza dopo un po' di anni di stop, quindi è stato davvero fatto un piccolo mezzo miracolo in poco tempo, e ci tengo davvero a ringraziare Matteo Borghi, che lo annuncio ora ufficialmente, sarà il nuovo presidente di Italia Gioca, per cui si riparte proprio da San Prospero. Chiedo di fare un applauso proprio a Matteo Borghi e all'amministrazione che ha permesso questa iniziativa, e niente, rilanceremo presto l'edizione 2023 appena avremo la candidatura ufficiale. Quindi abbiamo anche un cambio di testimone, un passaggio di testimone, grande novità questa sera, solo belle cose, grazie mille. Grazie presidente, grazie ancora, e adesso invitiamo un po' il, come possiamo chiamarlo, il magister cerimonie, il deus ex mani, ex machina. A quest'ora iniziamo anche a zanzare caldo, ecco. Siamo fatte le ore piccole, diciamolo, il major, quindi il sindaco di San Prospero, Sauro Borghi, lo invitiamo qui gentilmente. Dottor Borghi, sta arrivando, mettendo un attimo. Beh, è un momento ufficiale, quindi probabilmente dovrà indossare il tricolore, eh. Eccolo, mi sembra sta che sta correndo addirittura. Eccolo qua, venga sindaco, benvenuto. Venga in mezzo. Come andiamo? Molto bene. È stata una bellissima manifestazione. Scusate, prendo un respiro perché poi non è che faccio l'atleta, no, però. No, ma guardi, no, e poi una bellissima manifestazione. Devo dire che dovevamo dimenticare il terremoto di 10 anni fa. In questo campo c'erano quasi 500 sfollati. Siamo partiti da lì. In 10 anni abbiamo dimostrato, penso a tutta l'Italia, che gli emiliani hanno avuto la forza e il coraggio di ripartire meglio di prima. Siamo partiti da subito con le idee molto chiare: riportare i bimbi a scuola, ricostruire le scuole, ma soprattutto fare ripartire le aziende, e devo dire che in questo ci siamo riusciti. A distanza di tanto tempo, quando 3 mesi fa Matteo si è sentito con gli amici degli altri territori, delle altre città che hanno giocato in questi anni insieme, abbiamo detto mettiamola, inseriamola nel contesto della decennale del sisma. Siamo partiti in fretta, e chiedo scusa se l'organizzazione non è stata delle migliori, ma ci abbiamo messo veramente il cuore. Anche qui volevamo dimostrare
che l'Emilia c'è, ma lo è, e ed è così grande grazie anche alla solidarietà che già in quei momenti tragici abbiamo avuto da tutto il resto dell'Italia. Allora in questi contesti io penso che queste manifestazioni abbiano una valenza straordinaria. Vedere tanti ragazzi, creare le amicizie. Io oggi sono stato insieme a tutti i ragazzi, quindi vedere questa voglia di divertirsi, fra l'altro dopo 2 anni di pandemia, io penso che sia un bel segnale per il territorio nostro, ma per l'Italia tutta. Grazie ancora a tutti, grazie, siete stati tutti straordinari. Io quest'anno siamo partiti con questa nostra edizione, come dicevate prima voi, l'abbiamo voluta dedicare alle nostre eccellenze dell'agroalimentare, perché il nostro territorio non è conosciuto solo per il biomedicale, no? Il settore che è secondo al mondo. Abbiamo anche veramente delle alte eccellenze nell'agroalimentare e abbiamo voluto chiamare questa edizione l'edizione da favola, e ho qui con me uno dei tre fratelli. Venghi. Marcello Palmieri. I ragazzi e la gente stasera ha mangiato una straordinaria favola, una straordinaria mortadella, lo dobbiamo a questo signore che 10 anni fa aveva il capannone completamente distrutto, ha saputo ripartire, ha saputo rialzarsi grazie anche a tutte le maestranze e a tutti quei lavoratori che hanno permesso questo recupero. Quindi è come imprenditori come questo che noi possiamo guardare avanti al futuro con veramente tanta soddisfazione. Grazie mille, ha detto bene, delle parole che toccano il cuore. Grazie a lei soprattutto, perché senza di lei tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie, ovviamente, che si estende a tutta la popolazione, no? Quindi lei è il primo dei cittadini e tutta la sua cittadinanza si è adoperata. Sì, assolutamente, tutti straordinari, e lo dimostra l'accoglienza e il calore che hanno dimostrato oggi e questa sera. Vero. E ringraziamo anche tutte le città che sono venute a rappresentare l'Italia, da nord a sud, senza distinzione di colori. Palmieri, insomma, una bella serata. Se vuole aggiungere qualcosa, signor Palmieri, è il suo momento. Volevo ringraziare veramente il comune di San Prospero, perché è un'iniziativa bellissima, ma soprattutto una bellissima giornata sportiva. Quindi ha detto bene, ci siamo tutti divertiti, siamo stati insieme e questo è quello che conta. Ma adesso andiamo a scoprire chi ha vinto, perché siamo qua per avere un vincitore. Allora, sapete cosa facciamo a questo punto? Mi si è abbassato il microfono, non so per quale motivo, però mi auguro che non debba fare il pit stop. Io inviterei adesso tutte le squadre gentilmente, se possono, avvicinarsi al centrocampo, ok? Sono 140 atleti che vogliamo qui. Prima io ho parlato. Forza, loro ragazzi, sono tutti colorati, a centrocampo. Sono colorati e rappresentano ovviamente tutti i colori meravigliosi dell'arcobaleno, ma in realtà il loro pensiero è quello unico. Allora, questo è il risultato del gioco Il Matto con gli Stivali. Come è andato, Arianna? Allora, abbiamo al primo posto Saviano con 12 punti, Parma ha giocato il Jolly 22, Moconesi ha giocato il Jolly 20, sono cieca, mi avvicino, abbiamo Terracina che ha giocato il Jolly con 18 punti, Verbagna 8, Valdarno 8. San Prospero 6, Dalmine 5, Valcosa Meduna 4, Cartigliano 3, Firmo 2, se non mi sbaglio, e Cagliari 2. Pesco, Pagano e Pescara non pervenuti in quanto hanno giocato il Fil Rouge. Allora, a questo punto ci siamo. Questa è la sesta edizione di Italia Gioca, siamo a San Prospero e siamo per scoprire insieme la squadra che si aggiudica questa edizione. Dopo 2 anni di pausa torna l'edizione di Italia Gioca e torna con una squadra che è vincitrice. Ma come ho detto prima, tutte le squadre, indipendentemente dalla classifica che tra poco andremo a scoprire, tutte le squadre sono vincenti, e questa è la cosa più bella, lo stare insieme, il vivere insieme una notte così è qualcosa che ci rende davvero onorati. Sono qua tutti abbracciati, sono impazienti, stanno facendo una ola, vogliono sapere chi ha vinto.
e allora, c'è veramente un grande spirito di squadra, un grande spirito di volersi bene, ognuno. Ci siamo con la posizione numero 14, salutiamo gli amici di Pescara con 19 punti. Io, Robby, sono un po' cieca, mi devo spostare. Allora, abbiamo Pescara, quindi. Poi salutiamo e ringraziamo gli amici che si troveranno in 13ª posizione. Adesso vediamo se si è sparita la grafica. Quindi è successo qualcosa, eravamo qua tutti impazienti. Eccola qui! Cagliari al 13° posto! Aio! Cagliari, posizione 13, saliamo! Ecco, intanto abbiamo la fascia tricolore, abbiamo il sindaco che prende la sua titolarità massima. Faceva la corsa su Cagliari, quindi hanno vinto, vedi? Ah, ecco, Pesco Pagano faceva la corsa su Cagliari, vabbè. Allora, andiamo a scoprire la posizione 12, Firmo! Firmo con 36 punti! Complimenti, ragazzi! Vado con la prossima, appena vai. Arriva qua, una per volta ce la svelano. Beh, sai, c'è un lavoro dietro importante. No, assolutamente, però noi siamo molto impazienti, quindi non siamo più nella pelle. Abbiamo Verbania con 11° posto. Complimenti agli amici di Verbania, siamo pronti per salire alla 10ª posizione, quella che in Hit Parade viene chiamata per noi radiofonici dischi caldi. In 10ª posizione troviamo Pesco Pagano con 42 punti. Complimenti a Pesco Pagano, loro hanno detto non vogliamo arrivare ultimi, ce l'hanno fatta, bravi. Ti sto invidiando gli occhiali tantissimo in questo momento, eh? Eh sì. Perché poco ci vedo. Valcosa Meduna, 9° posto! Ex equo, scusate, con 42 chi? Punti, con è Pesco sparita. Pagano. Con Pesco Pagano in ex equo, 42 punti, quindi un bellissimo risultato. Saliamo e siamo in posizione 8 con la Campagna e Saviano, 52 punti! Bravi! Saviano! Guarda come sono felici, si sono impegnati, sono contenti del risultato ottenuto, bravi! Guarda che carica, che grinta! Cortigliano con 58 punti al 7° posto! Complimenti a Cortigliano, insomma... Ci stiamo avvicinando la classifica, il sindaco io vedo che è contento, insomma è la cosa più bella, vedere il sindaco che gira, insomma è felice, quindi vuol dire che va tutto bene così, perché stiamo per dare la 6ª posizione, Valdarno con 62 punti! Complimenti Valdarno, complimenti! Oh, top 5! Top 5, ci siamo quasi, Robby? Siamo proprio agli sgoccioli di questa bellissima serata. Guarda che le facce contente, felici, tutti abbracciati. Ecco! Chi abbiamo? Io non leggo nulla, vai tu! Abbiamo con 66 punti la Lombardia, Dalmine! Complimenti! 66 punti, accidenti tantissimi! Un bello stacco! Eh sì, ci siamo amici, dalla 5ª posizione andiamo a scoprire insieme la squadra arrivata in 4ª posizione, lo vediamo insieme ed è dalla Liguria! Liguria con 75 punti! Moconesi! Allora, bene la Liguria in 4ª posizione, saliamo adesso in 3ª. Ci siamo, insomma, siamo sul podio. Al terzo gradino del podio simbolico abbiamo la città di Parma! Terzo posto per Parma, 79 punti! Allora, ci siamo! Io inviterei qui accanto a me intanto il sindaco. Inviterei accanto a me il sindaco perché stiamo per scoprire intanto la seconda posizione. La vediamo. Abbiamo, secondo me, vedo un colore azzurro e immagino Terracina. Un colore verde, ma lo tengo lì. San Prospero e Terracina si devono scontrare. San Prospero o Terracina, chi può dirlo?
perché a questo punto, sindaco, insomma, il cuore dice speriamo San Prospero, no? Beh, il cuore dice chiaramente San Prospero, anche perché questa mattina ho saputo che la prossima edizione potrebbe svolgersi a Terracina, pertanto Terracina casomai l'anno prossimo, o no? Però dobbiamo dire che sono stati bravi entrambi, sono e lo spirito di squadra tutti è stato fortissimo. Guardate, dall'ultimo al primo. Vero. Ha vinto lo sport, ha vinto l'amicizia, ha vinto questa stupenda marea di giovani che hanno contribuito stasera a rendere bellissima questa serata. Dai, andiamo a scoprire chi è il primo classificato. Scopriamo che questa edizione 2022 la vince San Prospero con 84 punti, al secondo posto Terracina con 82. E l'Emilia Romagna si aggiudica questa edizione, ma complimenti ai laziali che sono stati lì fino all'ultimo. Insomma, c'è una carica, punti. È una festa, il bello di aver ospitato questi giochi, averli pure vinti in casa con tutti i parenti che sono venuti a vederli, essere a casa propria, deve essere un'emozione bellissima. Sindaco, sono tutti felicissimi, bravissimi, sono contento soprattutto per Matteo e il circolo di San Pietro, perché se questa sera è stata possibile lo dobbiamo a loro. Matteo è un ragazzo straordinario, è anche il mio vice sindaco, quindi io sono estremamente orgoglioso di quello che questi ragazzi hanno fatto. Bravi tutti. Grazie a lei davvero. Terracina chiaramente, bravissimi anche San loro. Prospero, venite però qua, questa San sera Prospero. I giochi hanno voluto San Prospero e viva San Prospero. E su queste San frasi Prospero, venite qua. Andiamo ovviamente a dire capitano. Complimenti. Complimenti, bravi. Grazie mille. Hanno vinto tutti questa sera, è stato bellissimo. Organizzazione difficile. È stato bellissimo! E con questa immagine, e con questa immagine di festa, di tripudio, noi ringraziamo il pubblico presente. Grazie a tutti. Gli arbitri. Ecco! Ecco, il sindaco, le autorità, gli arbitri, i cronometristi, i giudici, la protezione civile, i volontari. Fabio, il nostro giudice, ringraziamo il pubblico presente di San Prospero e appuntamento alla prossima edizione. Grazie ad Arianna Bertoncelli. Grazie a Roberto Trapani, ci dispiace chiudere in questo casino, ma TRC, è doveroso. TRC. Grazie a TRC e Radio Bruno a tutti e complimenti ancora a San Prospero. Buona estate, ciao!